Fatto! Poi è fatto. Siamo vivi! Lito più lunga della storia. Si sente ah, c'è l'eco, perfetto. Ok. Tutto a posto. Credo, sì, tutto a posto. Forse la musica un po' più alta. Ok, tutto abbiamo a posto. Parlato troppo ieri, capito? Quindi oggi... Vedi a dire cazzate che Code Geass è un capolavoro. Che fatica. Sto cazzo dei voice mod de merda che non funziona. No, insultalo pure, bravo. Mamma mia, che palle. Prima non funziona. Poi, capito, c'era Maggio e facevo... Fallo tu allora. Allora... Mi sono perso alle biglietti. Cioè, no, cioè direttamente su. Vai su. Hai fatto un grave errore. No, io non sono mai felice. Oppure ti sabbi e la puoi vedere subito. Esatto. Poi uscirà anche su YouTube, però. Se ti sabbi, la vedi quando ti pare. Se sei su YouTube, la vedi quando. Ma guarda, sintesi della live, due dei pensanti. Sì, sì. Ma live. Io in realtà ti ho dato ragione su molte cose che hai detto. Però per me l'emotività è stata più importante di... Ci sono i feels. Omega c'è un plot twist finale incredibile. Ci sono i feels. Mi sono visto la faccia che fa quando dico quella cosa. Tipo... Vabbè, Maggi. Dai, come stai intanto? Tutto bene? Una vita difficile. Perché? Ma perché a dare retta a voi due effettivamente uno soffre di problemi di gastrite. Ma lei soffre, Richard, quindi? Ti vengono i problemi di gastrite a stare a dare retta a voi due. I problemi di gastrite. Che devi fare? I cazzi miei. Sì, faglielo vedere. Questa cosa non giova a te, però falla vedere lo stesso. No, voglio soltanto vedere... Ma come fai a capire? C'ho il telefono in mano. No, ma questo è troppo presto ancora. Ma pure secondo me è troppo presto. Basta che metti l'audio, se metti l'audio ti dico. Ma non voglio mettere l'audio, no? Siete ufficialmente invitati su One Dis, la rubrica di Arena su One Piece. Ok. Grazie. Perfetto. Allora, comunque, prego. No, ci vengo. Ah, ci vengo. Prego. Ma c'è qualcuno che vuole dissare Maggi? No, a noi pare. Che se c'è qualcuno... No, non bastano, ditegli che non bastano. Qua ci sono le cose. Ah, ecco, aspetta. Forse adesso. No, è già top. No, vabbè, raga, lo cerco un'altra volta. Mi sono rotto il cazzo. Allora, Maggi ha preparato un bel linkino. Un linkino. Vai, spiega. Vai. Comunque, oggi su Telegram avete ricominciato, No. Cioè, per chi non fosse su Telegram, sappiate che il Judgment Day si è protratto su Telegram anche oggi. Ah, davvero? Madonna. Sabati venite perché c'è da combattere gente che veramente non... Ah sì, se siete sub, punto esclamativo Telegram, entrate su Telegram, perché molti voi non lo sanno. Leggete Luca. Vogliamo fissare voi due, che cosa vuol dire che ci guardi? Fissare in che senso? Maggi rimane con noi, ti vogliono rapire, questo è il senso. Ma il vostro rischio è non besta spesso. Grazie. Grazie. Vabbè, oggi anche accettato. Ciao, Luri, scrivi, non ti sto capendo, in che senso fissare? Ero in live prima da Livio. Okay. Hai fatto molto male. No, vabbè, hai fatto benissimo. Poi mi è saltata. Ah, oggi stavo in live, mi è saltata. No, Ari, sta cosa l'ho capita. È il voglio fissare voi due che non. Ma l'ho letto! No, questo l'abbiamo capito, Ari. È la parte dopo che non è chiara. Cioè, il voglio fissare voi due. Forse dissare, se è sbagliato a scrivere. Ah, ok. Ti vuole fissare. Bravo, dissare. No, io penso no, invece noi due. Ah, sì, che stavano. Maggi ha detto che rimane con loro. Poi cose che se ne pentono dopo qualche ora, vedi che cominciano a raschiare sui vetri. Grazie, perfetto. SOS col vapore. Grazie. Allora, perfetto. Ricordo che tutti i sub possono richiedere una top 5, ma soprattutto, punto esclamativo Telegram, vi arriverà un messaggio in privato. Se siete sub, se non siete ancora nel gruppo Telegram, per rompere i coglioni anche in prima. Oggi è stato veramente devastante, mamma mia, ho sentito, ho letto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Povero, idee di cosa è un capolavoro. Povero Maggi. Ah, io voglio dire una cosa importante. Sentiamo. Non l'ho voluta dire prima. Stai affogando? No, vai. Inquadra. Allora. Trincerarsi dietro l'espressione iniziale che si verte su due parole, ovvero secondo me, non rende una cazzo di opera un capolavoro, anche se mi dici secondo me, no, non funziona così. Ciò che rende un capolavoro tale è perché
viene percepito esso stesso come tale da una sorta di collettività più o meno grande. Se tu mi dici che secondo te una cosa è un capolavoro, io ti rispondo: a te piace. Ma se ragioniamo così, ogni cosa è essa stessa un capolavoro per ogni singola persona. Io ti posso venire a dire che la filosofia dietro The Mask 2 è qualcosa di strabiliante. Quindi secondo me The Mask 2 è un capolavoro. Non funziona così. Come perché funziona? Tu sei libero di dire il cazzo che ti pare. Comunque vedo che l'hai presa bene. Ma anche perché, questa teoria secondo il quale la massa che decide cos'è un capolavoro non è la massa. E noi infatti voglio capire chi è. Chi è questa entità che alla fine decide cos'è io un sono, capolavoro. Io in linea di massima sono pure d'accordo con quello che dici, ma effettivamente c'è una classifica di manga capolavori dalla critica? Film ti do pure ragione, la dico in un altro modo, perché altrimenti so visto già qualcuno. Secondo me, no, ragazzi, il secondo me è uno stratagemma difensivo nelle discussioni che non porta a nulla di comune e concreto nel trovare punti di intesa. Io posso dirvi tranquillamente: secondo me questa cosa non va bene, secondo me questa cosa va bene, ma il secondo me maschera in realtà un qualcosa che inevitabilmente non va poi a convertere verso un risultato finale che possa coincidere con il reale valore stesso dell'opera. Perché io vi posso tranquillamente dire che basta che siamo 55 nel gruppo Telegram, basta che più di 10 persone, per quanto mi riguarda, mi dicano che non è un capolavoro, e di conseguenza esto stesso, dal mio punto di vista, per quanto io possa dire, secondo me è un capolavoro, non lo rende tale. Voglio far capire è che il secondo me non ha senso di esistere. È secondo qualcuno, perché non esiste un'entità non umana. Wesk, sono d'accordo. Non esiste un'entità non umana che delibera cos'è un capolavoro. Di conseguenza, la decisione di cos'è un capolavoro non è un singolo viene che delibera cos'è un capolavoro. Dalle persone umane, ma è che cos'è la massa? Cioè, quindi tu mi stai dicendo che se c'è una percentuale, qual è questa percentuale? A quanta gente deve essere piaciuto? Questo è un discorso che si può fare. Questo è un discorso che si può fare. Quindi, che ne so, Endgame è un capolavoro perché è piaciuto quasi a tutti. La massa piace Endgame, ok? Evangelion c'è un sacco di detrattori, ma Evangelion non è un capolavoro, no, perché c'ha gli hater Evangelion. Attenzione, bisogna prendere in considerazione tutta una serie. Tu devi prendere in considerazione una cosa: non per forza un'opera imperfetta non può essere un capolavoro. Ma su questo sono d'accordissimo. Ok, yes. Non setta un nuovo standard, anche qua, ok? Cioè, quindi non stiamo parlando della massa, cioè stiamo parlando che dei critici deliberano è tutto un insieme di variabili che devono coincidere nel far, quindi da un lato sicuramente ci potrà essere la critica che lo esalta, dal lato sicuramente ciò che rende un capolavoro tale è un premio che gli viene assellato, sicuramente alla massa assegnato. Okay. Allora io vorrei sapere quali sono i premi, però c'è un'opera come God Geass, ad esempio, i premi l'ha vinti, cioè nel senso, mi ricordo quando è uscito nella season in cui è uscita, i primi due che si dividevano i premi erano God Geass e Death Note, cioè nel senso God Geass è uscito nella stessa season di Death Note e si combattevano i premi, ok? Però ti posso dire una cosa, quella è una variabile che va presa in considerazione. Titan. Molti dicono che è un capolavoro, ok? C'ha dei buchi pesanti. Per me non lo è. E io ti dico che secondo me c'ha più buchi Attack on Titan di God Geass. Ma Attack on Titan c'ha meno... Titan c'ha proprio dei buchi di trama. Attack on Titan ha meno buchi... Mentre invece God Geass c'ha delle forzature narrative. In termini, se tu prendi in considerazione 50 episodi, God Geass ne ha molti di più. Il problema di Attack on Titan ne ha di meno, ma molto più grossi. Ce n'ha 2-3 grossi. Il fatto è che sono problemi... Sono errori secondo Maggi, cioè nel senso, io di quella lista l'80% secondo me sono dei pensieri di Maggi, cioè nel senso che Maggi mi mette nella lista il fatto che ci sono i tizi che si sono infiltrati, che secondo lui sono stati assoggettati dal Geass in quella puntata, secondo me è lui che depensa, non è un problema di trama, tutta okay? La parte relativa al culto. E ce ne sono tanti altri esempi, infatti due o tre problemi ci sono tutta davvero. La parte relativa all'episodio 8 che non ha senso, no, non è tutta vero tutta la parte relativa agli Onuki. Se Maggi, perché io posso scrivere un capitolo per capitolo i problemi di qualsiasi cosa, ma ad oggi ve lo giuro, mi trovo su qualsiasi cosa. Una cosa: One Piece è un capolavoro?
Perché secondo me è una cosa che hanno detto appunto in chat, che secondo me è interessantissima, perché effettivamente One Piece puoi dire che non ha errori, non ha... è perfetto, no, però probabilmente passerà la storia come... Sì, vabbè, ma ti ripeto, infatti una delle cose importanti che leggo è deve poi, superare la prova One del Piece tempo. Non è un capolavoro, secondo me con deve superare vale, la prova vale del 10 tempo. Vale 10 One Piece per me, però nel senso comunque rimango dell'idea che sia un'opera comunque grandiosa. Ogni capolavoro che inizia con secondo me non vale. Amen, figa, amen, ragazzi. Va bene, ma io posso essere più superbo e non dire il secondo me, cioè nel senso, va bene, allora è un capolavoro e il dire secondo me o meno, se, a parte che non cambia nulla, cioè ogni volta che voi dite una cosa la dite sempre secondo voi, ogni volta che io dico una cosa la dico sempre secondo me. Ah, cioè, non c'è la critica, non c'è, dire qualcosa. Non c'è oggettività nelle parole di una persona, cioè ogni persona parla in funzione dei suoi preconcetti, della sua mentalità, delle sue idee, delle sue passioni, quindi non esiste l'oggettività o la soggettività nelle parole di una persona, cioè è retorica, sono d'accordo che è retorica, però se stiamo facendo qua il secondo me, non secondo me, vabbè, no, attenzione, in realtà la pizza uguale, no, un non sacco è quello cose. Il problema è trincerarsi dietro il secondo me, trincerando questa frase come impossibilità del cercare un dialogo, vabbè, però secondo me è un capolavoro e finisce lì la discussione. Io questo che critico dell'espressione secondo me che si utilizza iniziando un discorso. Il problema effettivamente... La critica è inevitabilmente soggettiva. Ma la critica è inevitabilmente soggettiva. Sono degli esseri umani come tutti gli altri. Sì, hanno ma inevitabilmente... Cioè, allora, se tu mi dici a livello di, che so, effetti speciali, a livello di, che so, registico, ok, già lì si entra più nel tecnico e quando entri nel tecnico è molto più semplice mettere d'accordo tutti, ok? Va bene. Però quando tu mi parli della trama, della sceneggiatura, della filosofia che c'è dietro, dell'emotività, della passione, cioè queste cose ognuno le vive in modo diverso. Ma non è quello, perché quindi... allora perde di significato la parola capolavoro, che cioè quindi bisogna dare bisogna dare un criterio a quello che è il termine capolavoro se no tutto è capolavoro, niente spiego. È capolavoro, perché perde di significato la frase, il sostantivo stesso. Ad esempio, nei film, ok, ci sono degli studi, ci sono delle cose che ti fanno dire questo è un capolavoro, questo no, ma perché riguarda regia, riguarda fotografia, riguarda adesso anche effetti speciali, cose del genere, cioè ci sono tanti parametri. Negli anime è un po' diversa questa cosa, perché alla fine la regia c'è sempre, anche nei disegni, per quanto non si voglia dire, e la regia di Code Geass è buona, non c'è niente di... non c'è una cosa. Però ad esempio in un film, che ne so, tu mi fai vedere la carrellata di Orizzonti di Gloria e dici ok, quello là... è un momento altissimo nella storia del cinema e dici nessuno può ribattere e dire no, una merda. Però ci sono delle cose in Code Geass che valgono molto di più, che sovrastano questa cosa. Cioè l'emotività che mi dà quell'anime non me la dà. Quindi secondo questo ragionamento, se basi l'emotività e come cazzo ma si chiama? Ma perché ancora... Come cazzo si chiama? Perché per l'anime è più No Way Home è un capolavoro. C'ha delle criticità importanti, nel senso... Da livello registico, regia basic, vabbè, gli effetti speciali ci stanno, fotografia ci sta, però dal punto di vista della trama ci stanno un milione di cose che non vanno. Le cose che elencavo te sono cazzate in realtà, no. Sono cazzatine, dai, no, cioè nel senso sono forzature narrative lievi in 50 episodi e non in 2 ore, quindi bisogna anche capire questa cosa. E alla fine, raga, è molto più difficile fare un'opera di 50. Torna tutto. Sì, ma un'opera di 2 ore, fermo, un'opera di 2 ore è molto più complicata da fare rispetto a un'opera di 50 minuti. C'è molta più possibilità di sbagliarti. Ho capito, ma hai anche più tempo per farla, anche a schermo sta di più in termini di ore totali. Quindi, ho capito, quindi inevitabilmente è più facile sbagliare una cosa che sta a schermo meno tempo. No, che cazzo è facile sbagliare una cosa se sta schermo più tempo, perché... Ma dipende, perché... No, soprattutto come tu approcci le cose, perché tu quando perché vuoi una essere cosa... critico su un argomento, tu ignori tutta la parte bella perché non ti ho visto dire una cosa positiva l'altro giorno, ok? Anche se ce n'ha mille di cose positive, a te non interessano, quell'unica cosa che ti interessa è trovare quel momento di quella puntata in cui c'è quel dettaglio non va bene, e di conseguenza sono 50 episodi, è molto più semplice trovare un dettaglio che non va bene rispetto a un film di 2 ore, se no? Così io sembro pazzo. Perché il presupposto iniziale di partenza un po' lo il presupposto iniziale di partenza con cui è nato Code Geass è
miglior personaggio di sto cazzo, miglior arco narrativo di tua sorella, allora, e miglior, quindi capolavoro assoluto. E non hai detto una cosa, e non hai detto una cosa che vada contro queste affermazioni. Allora, no, secondo me tutta la parte, non è detto che sia il miglior protagonista. Vabbè, però è un ottimo protagonista. Nel senso, miglior protagonista, ne puoi mettere uno, ne puoi mettere un altro, però sta secondo me in quell'Olimpo di protagonisti che si possono meritare quel titolo. Ah, no, e certo, la stessa per dire, per me finale... Edward Eric è uno dei migliori personaggi anime, quindi fate voi. Vabbè, ma sì, me... tutte le cose, ma non è tanto le cose non messe a schermo, le cose messe a schermo anche soprattutto male, tutta la cosa dei cultisti, tutta la cosa, vabbè, poi riguardate la live, cioè è pieno, sì, e questo sì, non vabbè. Fa di, e tutte queste forzature e problematiche narrative non fanno di God Gears, allora, è un buono, no, sì, è un capolavoro. Secondo questa teoria, no, perché abbiamo parlato 12 ore dello schivare i proiettili, no? Perché ti piace sto male schivare i proiettili, ma nessuno mi ha risposto su Telegram. Perché i proiettili li schiva pure Spike? Allora, che vuol dire? Cowboy Bebop non è un capolavoro perché Cowboy Spike schiva i proiettili? Il come problema facciamo? Allora, il problema è sempre Spike questo. È un uomo. A parte non mi ricordo Spike che schivi. Mazza, nelle ultime due puntate ammazza 800 persone che stanno a sparare. Cioè, nel senso, ma non schiva i proiettili. Che vuol dire non schiva i proiettili? No, cioè, nel senso, allora, o facciamo come Star Wars, che facciamo finta che la gente è rincoglionita e spara fuori fuoco apposta. Cioè, nel senso, tu devi basare su quello che vedi. Se tu vedi uno che schiva i proiettili, lui schiva i proiettili. Se tu non vedi uno che schiva i proiettili, non per forza sta schivando i proiettili. Oh, senti, se ci stanno 10 persone che sparano e uno davanti a loro e non lo piano, e lui normalmente sta schivando i proiettili, perché non è possibile 10 persone non c'è uno che pia tizio, no? Ma non è vero questa cosa. Ma lui proiettili. Ma non è vero Star Wars esistono le mitragliatrici normali. Si di Hunter schiva proiettili. Cioè, a Star Wars si di Hunter non lo so, se gli schiva i proiettili in un mondo in cui vige la fisica non strana, fa cagare. Vabbè, ma non hai capito. Sì, ma sì, no, ma perché? Cioè, ma anche Lupin. Negli anime negli anime succede in continuazione. Ma perché? Ma non quella niente. È una cosa, no, è una cosa no, che no, è no. stata sdoganata negli anime. Schivare il proiettile non è sinonimo di andare più veloce di un proiettile. È sinonimo che quel personaggio in quel momento in cui deve avere una sparatoria è abbastanza abile in quella situazione da non essere ucciso dal proiettile. No, Star Wars funziona così da sempre Star Wars, e ma Star Wars ci sono i Jedi, non ci sono gli esseri umani normali. Il cazzo, perché Leia, Obi-Wan, Chewbacca, R2-D2, C3PO non sono un cazzo di Jedi. Poi lei lo diventa, ma non sono un cazzo di Jedi. Gli sparano 800 Stormtrooper, non c'è uno che pia una morta. Ma questo non significa scrivere i proiettili. Non significa scrivere, gli sparano con pistole normali. Pistole laser. E le pistole laser in realtà sembrano molto più, cioè le vedi a schermo, ma non è quello, ma non è quello, non hai capito, cioè non c'entra niente questa cosa. Tu praticamente vedi l'esplosione di dove arriva il proiettile. Boh, io ho sempre visto che quando sparano si vede il raggetto che parte. No, che ho detto, mazza che merda, ma usate. Ma non c'entra normali. Niente, questa ma è no, non... vabbè, ma regà. A schermo. Sono stratagemmi narrativi, ma che davvero, perché, ma devo stare qua a spiegarmi una cosa così assolutamente banale. No, perché metti in mezzo anche God Gears si basa su presupposti realistici. Tutta quanta quella che è l'idea di base delle persone senza poteri sono persone reali che vivono in un mondo reale che è come quello nostrano. Se tu mi fai vedere che quello schifa 0,05 secondi di proiettile, prima non di va tutto, bene. No, prima aspetta, di tutto, aspetta. No. Posso chiudere questa discussione con una non cosa molto semplice? Molto semplice. Quello che ti sta dicendo in quel momento, ti stai dicendo quella telecamerina c'ha un ritardo di mezzo secondo. Tuzaku non ha poteri, Rinne, non c'ha un cazzo di potere. 0,5. Ti piacerebbe 0,5? Ok, allora è una cagata, è quello il problema. Ma non è una cagata, perché se è lo stesso anime che ti dice, l'anime ti sta dicendo a schermo. Ma iniziamo. Suzaku è in grado di non farsi colpire da una mitragliatrice che ha 0,05 secondi di reazione, ok? Solo lui, okay? Non gli altri in quel mondo. Solo lui. Esattamente lui. Esattamente lui. Ti spiego una cosa. Esattamente lui. E un altro tizio che viene dall'altra parte del mondo che tu non hai mai visto, e allora non gliene frega un cazzo di farti vedere perché non fa parte della storia. Bene, non è solo lui, c'è sta lui e un altro tizio. Posso dire una cosa? Okay? Non è un influente. Non è vero che è un influente. Perché è uno stratagemma narrativo che pecca e fa va a perdere di significato a tutta quanta l'opera. Cosa succede ovunque? Succede una volta sola, non succede più. Lui fa è come la cosa di Deidara, succede una volta, mossa P e finito. Quanti bottoni schivano i raggi laser? Secondo me sbagli una cosa, perché qua effettivamente non stiamo parlando di riflessi nel schivare i proiettili, ma qua stiamo parlando di velocità. Ciao Melody. Oh, bella Melody. Grazie.
Benvenuto. Cioè, sto dicendo una cosa. Non è una questione di riflessi. Lui non schiva i proiettili, in realtà. Lui va più veloce di quei 0,5 secondi. No, ma è l'umano. Non è quel presupposto alla base, che è una cosa inumana. Che lui prevede. Ma no, cosa prevede? Ma no, come fa a schivare a quella velocità? Ma come fa a schivarli? Sei inumano. È una questione di velocità. Ma che cazzo, Stefi? Sei inumano. Lui li schiva perché c'è quel ritardo. Quindi in realtà tu basta che corri tendenzialmente più veloce di quel ritardo e non ti prenderà mai. Non serve sapere dove andrà il proiettile. Qui sfugge, quindi sì, in realtà è una il presupposto alla base, che è una roba. No, a te sfugge perché succede una volta sola e poi basta. Quello schiva proiettili o meno, non gli frega un cazzo per quello che vuoi raccontare. E quindi non ti sta ha fatto di perdere di significato di chi, non soltanto al personaggio, ma a tutta la cosa. Certo, certo. Perde di significato il personaggio se schiva un proiettile. Perché non ha senso che schivi proiettili. Non ha senso perché è un umano come tutti gli altri. La filosofia di Star Wars non ha senso perché gli Stormtrooper non ci piano mai. Ma se gli Stormtrooper non ci prendono, non stai andando contro le leggi della fisica. Sono scarsi. L'ultima puntata di Cowboy Bebop. Sono scarsi, non lo pigliano. Militari. Sono scarsi. I militari addestrati per quello. Sono scarsi. Ha più senso il fatto. Militari addestrati. No. Ha più senso il fatto. Ha più senso che loro siano scarsi che un tizio a caso una volta perché lui la fa la cosa bella, la cosa figa, è vero, e salta sui muri. I robottoni schivano i raggirati perché sono più veloci dei proiettili. I robottoni reagiscono a degli impulsi che vengono dati dagli esseri umani, e allora tutti gli altri esseri umani dentro devono schivare i proiettili come li schiva lui. Tutti no, perché lui ci serve anche l'atleticità per farlo. Gli altri invece no, gli altri sono cavalieri come lui, è evidente. Più forte di chi cazzo è più forte? Non c'è nessuno atleticamente più forte di Suzaku. Te lo dimostra in ogni situazione. Spacca il culo a tutti. Guarda, con robottone. Tu hai mai visto combattere Tornado Zero hai mai visto combattere uno contro uno o Raido One? Ma cazzo, non c'ha un occhio, magico. Ma che non è vero? Ma che cazzo l'ha? Anticipa i movimenti, fanno combattere uno contro uno. Allora sai cosa significa? Che allora tu non devi più rompere il cazzo con la storia di Wano, perché Oda ha deciso che non è lungimirante Zoro, e quindi Zoro si dimentica le cose. Non è quello che mai le pensare. Se fosse così, Zoro lo dovrebbe essere sempre. Spero di conseguenza non dovrebbe ricordarsi come si chiama la Don Merry. Non dovrebbe ricordarsi come si chiama Luffy. Decide lui, cosa non ricordarsi. Decide una cosa da dare e non dare più importanza. Ma spero se gli autori sono esseri umani e fanno cagate pure negli anime, anche se gli scrivono loro, scrivono cagate e non se ne accorgono. Forse questo è quello che è successo. Forse non è chiaro se una persona scrive, cioè se io sto scrivendo un anime e scrivo questo tizio va con veloce tot, ok? Tu non mi puoi dire è incoerenza. Sì, perché l'ho deciso io, va veloce tot. Questo non toglie il fatto che è scritto una cazzata. E sei incoerente con tutto il resto dell'anime. Ma sei incoerente. Ma l'ha fatto lui. Ma sai che fa incoerente? Come se l'ha deciso lui. Il tempo di reazione degli esseri umani su Code Geass l'ha deciso lui. E quindi non vuol dire il fatto che è incoerente. L'ha deciso lui. Scusa, perché a un certo punto sul sacco viene colpito da un proiettile. Non mi pare che è incoerente. È coerente con se stesso. È incoerente con la legge della fisica. È incoerente con le leggi che non sono di Code Geass. No, non ne capito. Sono esseri umani normali con le leggi del mondo reale. Che non sono umani di Code Geass. Perché secondo questo ragionamento Oda ha scritto che decide Zoro che cazzo dimenticarsi, Zoro ha deciso che si è dimenticato la spada perché la spada non gliene frega un cazzo. Ok, allora non gli frega un cazzo. Allora non gli frega un cazzo la spada, e poi tutto quanto il power up di Zoro è una cagata. No, perché no, vedi, il problema è che perché c'ha l'epifani in quel momento. Prima non gliene fregava un cazzo. No. Perché sta per morire. C'ha un epifani. Certo, sta per morire. Gliene fregava un cazzo. Non è che poi c'è l'epifani e te frega. No, perché stai per morire. Ecco cosa cambia. Cambia il fatto che stai per morire. Quindi non c'entra niente la spada.
stai per morire e poi non c'entra niente la spada. Non hai capito? Power up perché sta per morire. Il fatto di ricordarsi la spada fa parte dell'istinto di sopravvivenza che in quel momento dice: oh, guarda che effettivamente forse la spada è quello di vedere. Ma forse la spada c'ha lo stesso nome della che sta per morire. L'istinto di sopravvivenza. Ah, quindi l'istinto di sopravvivenza di oddio. La spada c'ha lo stesso nome di quello che non te ne frega un cazzo. Ma ti sfugge il punto importante. Che se ho da scrivere stronzate. No, sai che quella è una stronzata. Se ho da scrivere stronzate, cose che non sono vere. Se ho da scrivere stronzate, le scrive pure l'amico o l'amica tua. E ha scritto una stronzata, così come le può scrivere Oda. Non è che è imbattibile. No, non è quel. Cioè, io, se tu mi dici, guarda, non vanno bene altre cose, come ad esempio la storia dei cultisti, dico, hai ragione. No, c'è un senso la storia delle. No, l'ho deciso io. Che pensi di sapere come funziona la fisica in un mondo fantastico? Non è un mondo fantastico. È un mondo fatto a immagine e somiglianza del mondo reale, quello nostro. No, l'hai deciso te. Ci sono tutte le leggi di fisica del nostro mondo, però lui quello deve. No, non è vero. Non sono soggetti alla forza di cos'è. Che cos'è il Sakura Dite? Non sono soggetti alla forza di gravità, gli altri. Non lo sai come, non lo sai come. Non lo sai come. Che non essere uguale alla forza di gravità. Non è uguale alla forza di gravità. Non potrebbe non esserlo. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Qualcuno ha detto che la forza di gravità è uguale? No, io ti sto cercando di far capire che è una decisione tua, data dal fatto che hai un preconcetto sul fatto che se tu guardi una cosa verosimile, in automatico la paragoni al mondo reale. La cosa verosimile è verosimile perché viene paragonata al mondo reale. No, perché no, allora lui non dovrebbe camminare, lui dovrebbe andare, si dovrebbe spostare nei posti. Qua c'è la velocità della luce e non lo fa, cammina. Non è vero, lui dovrebbe tranquillamente combattere contro la gente a mani nude per quanto è veloce e quanto è forte, che se ti dà un cazzotto lui a quella velocità ti smolecola. Non ha mai fatto vedere di essere così forte come dici te. Quindi adesso non è forte, non è forte. In quel mondo che fa quella velocità, no, quel mondo, non pensa che può tranquillamente sconfiggere persone dando gli sono scienziato. La velocità di reazione non è collegata strettamente alla forza, evidentemente, ok? Cioè, ci sono cose diverse. Ma ti sta a fare la fisica tua? Ma come sta a fare la fisica mia? L'ha fatta lui la fisica sua! Ma non ha fatto lui la fisica tua! Ha cercato di fare un episodio del cazzo per farlo motivazionale, bello, figo, e ha dovuto stravolgere leggi della fisica, perché tant'è che l'ha messo solo in quell'episodio! Perché se tu l'ha messo ripetuto, 800 robottoni guidati agli esseri umani schivano i raggi laser! E quello dovrebbe essere impossibile nella reazione di un essere umano, invece succede. Quindi vuol dire che tutti gli esseri umani che schivano i robottoni devono essere veloci come lui. Però gli altri non sono veloci come lui. Magari lo sono. Dai, ragazzi, ma che cazzo stai a dire? Oh, se lui schiva i robot, se lui schiva. No, stai a capire, non stai a capire. Di fisica e provi a parlare di fisica. Qua io sono l'unico laureato tra i due, quindi sono io quello che. Ma lei sei laureato in scienze politiche, Maggi. Io ho studiato astrofisica. Che cazzo? Hai studiato un anno, che cazzo hai studiato? Mi mancano 5 esami per essere laureato in astrofisica. Sì, però non lo sei. Quindi conti a zero. Basta aver studiato analisi 1 per essere più ferrato di te in matematica, Maggi. Non hai capito. No, qua, capito lui, io. Qua l'unico no, che ha un titolo sono io. Okay. Non ma che c'entra? Ma se sei laureato in scienze politiche, sti cazzi. Cioè, è come dici che vai dentro un ospedale e dici io sono laureato, fatemi operare. Che cazzo stendi? Tu sei laureato in scienze politiche e pretendi di dirmi a me che ne sai più di fisica. Ah, non ma, hai se capito. Poi, se vuoi facciamo un test istantaneo, così ti sputtano. Forse hai esagerato. No, finisce così. Quell'episodio quell'episodio non ha senso di esistere, perché quel tizio si è sfanculato da solo facendo tutte le tue teorie del cazzo, perché se lui con i robottoni, se tutti i robottoni sono forti, vuol dire tutti quelli che guidano i robottoni hanno le stesse capacità mentali, fisiche, atletiche del tizio super forte, ma non è così, perché ha dovuto fare il classico i Fields, no? Il classico episodietto del cazzo dove fa vedere le cose, ma alla fine si è contraddetto da solo, però ci ha fatto vedere i Fields ed è una merda, perché poi semplicemente se quello è così intelligente gente così veloce, me lo fai vedere sempre e rimani coerente col personaggio che in tutte le occasioni semplicemente no, perché non combatte mai, manca a mani nude. Oh, quello è talmente forte che potrebbe tranquillamente combattere a mani nude per quanto è veloce. Che cazzo dici, Maggi? Ma c'è il Lancer, ma perché deve combattere a mani nude? Deve combattere a mani nude. Che bisogno c'ha lui del Lancer? Combatte a mani nude contro i tizi, se vuole uccidere tutti quanti i tizi di cavalieri tranquillamente. Ma chi va a mani nude. Quanto va veloce un robot? Ma che robot? No, lui va più veloce degli esseri umani, lui non ha bisogno di cazzi degli esseri umani, deve combattere contro dei robot. Tranquillamente può andare cosa? A scopo quando cosa? Quando tranquillamente cazzo che cazzo dici? Quando ci stanno tutte le scene che lui non si vede che sta a terra, lui può tranquillamente ma arrivare. Abbiamo riaperto ma non capisce un cazzo, dice le cazzate. Dice cazzate. Comunque si è inventato la sua fisica per giustificare la cosa. Ma non è la mia fisica, è la fisica di tutti gli anime, perché ti sto dicendo. Ma quali tutti gli anime? In nessun anime un essere normale. Chi è? In tutti gli anime. In tutti gli anime. In Cowboy Bebop lui non schiva i proiettili, sono gli altri che non lo prendono ed è diverso.
Sì, sì, sì. Perché se tu mi fai vedere lui che allora, scrive proiettili, allora, sai che c'è? Lui non li schiva. Non li schiva su Zago, non li schiva. No, su Zago sta facendo un baletto a caso e la mitragliatrice che sbaglia. E la mitragliatrice una mitragliatrice automatica sbaglia. Sì, sbaglia. No, perché è stata progettata male. No, perché si vede il mirino quello in quadro. È uguale, è fatto male, è fuori fuoco, è fuori fuoco. E lui che salta, lui che salta sui muri, lui che salta sui muri, lui che fa quattro salti sul muro sfruttando la forza di gravità. Vabbè, il salto sul muro lo fanno davvero gli esseri umani, salti sul muro. Ma che cazzo dici? Fa 5 salti sul muro, arriva là sopra. C'è gente che fa parkour, c'è gente che fa parkour. Ma che cazzo dici? C'è un muro così, lui fa 5 metri. Ma che cazzo? No, fa 2,75 metri. Lui fa c'è la gente che fa parkour, ti salta qua e tocca lei, tocca il soffitto senza nessun momento. No, no, adesso devo dire. No, no, non hai capito. Metti ma che no, lo devi mettere. Andiamo avanti. Il muro, c'è un muro orizzontale. Lui fa 5 passi sul muro e arriva tipo a 4 metri d'altezza. Ok, riesco. Visto anch'io. No, no, aspetta. Dai, senti, intanto il linkino. Il linkino gli se ne frega. Vabbè, abbiamo perso troppo tempo. Niente linkino. Andiamo al versus. Che tanto io so che all'ultimo versus di questo versus si riaprirà questo discorso. No, io adesso cerco il pezzo. No, vabbè, no, vabbè. No, lascia. No, no, no. No, no, non è, no, ha detto che fanno parkour. Non capisci un cazzo, lui è fisico. Fanno parkour. C'è un muro orizzontale di 3 metri. Lui fa in diagonale 5 passi. Arriva tipo là sopra. Non c'è la forza di gravità. Maggi, Maggi, allora, Maggi, ti ripeto allora, che non siamo io e te. Dai, allora. Non siamo io e te. Tu pensi che siamo io e te e ti dico che succedono un sacco di queste cose in tutti gli anime. Se andiamo a rivedere Cowboy Bebop e ti fermo ogni minutaggio in cui succede una cosa che umanamente non va bene, stiamo qua fino a domani. E Cowboy Bebop è uno dei più verosimili, hai capito? Se tu guardi Villain Saga, Villain Saga sono dei cazzo di vichinghi. Che cosa vorresti convincere? Che grattano, se trovo, guarda che se trovo il Cowboy Bebop delle cose che non vanno bene, lo dico, non è che mi cambia. No, ma infatti quello che ti sto dicendo è che tu non capisci che cosa vuol dire fare un anime, un manga. Negli anime e manga è sdoganata, no, questa è cosa. Ma cosa è sdoganata? E tu, è sputtani te stesso. Allora, tu puoi andare a rompere il cazzo a ogni singolo, ma d'ora in poi lo dovrei fare. Ma io lo faccio sempre. No, no, tu, che... tu qua oggi. Io, cioè, io lo faccio ieri, sempre. Ieri. Non è che lo dovresti fare, no, io faccio sempre. Da ieri in poi sei costretto ogni volta a rompere il cazzo. Queste cose che ci saranno sempre. Ma io sempre lo faccio. Ci sempre fatto. E tu rompere il cazzo ogni volta. A un certo punto, certo ti fa: hai rotto il cazzo, Maggi. Lo sappiamo che è così. Funziona così in tutti quanti gli anime. Andiamo avanti. E tutti mi risponderanno. E tutti mi rispondono. Mi risponderanno, bravo, e tutti mi risponderanno, bravo, c'hai ragione, e la fisica è sputtanata, ma mi piace lo stesso. Io non dirò più niente. Ma non è questione di fisica sputtanata, è questione che negli anime non danno attenzione a quella parte. O che non danno attenzione a quella parte. Non è vero, perché non preferiscono non puoi spettacolarizzare ma che cosa no, per quella non basta. È una spettacolarizzazione, sì, perché è un qualcosa che trascende l'idea che c'è alla base dell'anime stesso. Perché se tu mi fai una fisica dove mi dici che la fisica non è quella nostra, io ti accetto anche i salti sul muro. Se tu mi metti a schermo quello che è il mondo reale, ipoteticamente in un futuro semplicemente più tecnologico, vige la fisica nostra. Ma non è punto. Vero, perché è un mondo che non sai come funziona. Non sai non come è il nostro. Tu non sai cosa dici. È il nostro identico, non è il nostro. È in un futuro. Mangiano come te. Se ma che guardi se mangiano come pure Goku mangia come me. Che cazzo significa? E quindi allora, quello lì è un mondo come il tuo, è uguale. Non c'è nulla che non ti faccia dire che è un mondo diverso da tuo. Se non una testa di cazzo che fa 5 salti sul muro. Ah, sì, quella è l'unica cosa che ti fa pensare che non è il mondo nostro. Ta-da! Allora, ci abbiamo come primo versus di oggi Orso Bartolomeo. Ma rimanete, rimanete per l'ultimo versus, non hai capito? Rimanete per l'ultimo versus. Te l'ho detto, l'ultimo a rimanere. Allora, wow, che bello scontro. Allora, la prima domanda è: Orso Bartolomeo schiva le pallottole? Allora, schiva le pallottole Orso Bartolomeo. Allora, sì, perché è veloce, è tipo è veloce quasi quanto la luce questo tizio. Allora, non so se è più veloce di Suzaku, però, devo capire se è più veloce di Suzaku, ancora non lo so. Allora, bene, ci siamo dati una calmata. Io vi dico che voi state dietro. Ah, perché Riccardo Rosario? Ma il vero flame ce l'abbiamo qua. Cioè, ma io dico, ma dove stanno i freebooter? Allora, ci scrivete nel gruppo Telegram, in privato, su Twitch, un freebooter che vuole freebootare ste robe. Perché secondo me ne vale la pena. Chissà come lo schermo. Kuro Ghiri. Così, no? Giusto. Va bene. Ok, facciamo le scrivitude adesso. Allora, Livio, questo versus non c'ha senso. Quello di sinistra è 10 volte più forte di quello che è destra. Sono d'accordo con Maggi. Il primo è sempre per capire un attimo su che parametri stare. Adesso ti lascio argomentare. Allora,
in realtà quel tizio è intangibile. Cioè quel tizio gli può, può... Ma in realtà no. A parte il coso. No, dire... no, no, se no, tu vedi... intangibile. No, se tu vedi il primo scontro alla prima stagione di My Hero Academia, se come sbaglio piglia i cazzotti. No, non prendi i cazzotti. Lui è intangibile tranne il collare. No, lui, resto... guarda, lui non c'ha il collare nella prima stagione. È intangibile e c'ha il collare. Mi sto cercando di ricordare la prima stagione. E ti sto ricordando quando, io. Quando arriva All Might. E loro sono a lui fanno... c'ha il collare, il resto è intangibile. Cioè, sicuro che l'abbia il collare? Sono molto sicuro. Allora, io... due cose. Vabbè, a parte che anche se lui, diciamo che è intangibile, in realtà le bombe d'aria di Orso... potrebbero funzionare uguale, non lo so. Ha una parte fisica, no, infatti ricordarci una parte fisica. La parte fisica è il collare. Vabbè, allora se gli arriva la bomba di Orso, pia tutto, compreso il collare. Certo. Non è che si sta a fare problemi da che parte metterlo. Ma poi l'altra cosa è, e Mekurogiri può aprire portali in mezzo a una persona? Certo, sì, lo fa. Con All Might lo fa. Non me lo ricordo, ma perché te lo ricordo io? Perché in realtà non lo chiude, lo lascia aperto con All Might, con le gambe da una parte e anche col Nomu, che si fanno tipo la presa, fanno la morsa. Nella prima stagione viene afferrato da Baku e non c'ha il collare? Perché me la ricordo io sta cosa. Ce l'ha sempre il collare. Che vuol dire viene afferrato? Ma se lo chiude ammazza la gente. Non lo so, non l'ha mai chiuso. Beh, questo però è importante perché questo mi sembra importante. L'unico modo in cui possa fare no, qualcosa. Beh, secondo me se ce l'ha... Perché se ce l'ha vince, se sta cosa funziona vince. Troppo forte. Secondo me neanche non riesce così. A chiuderlo. Secondo me neanche così perché collare. È molto più veloce. Vabbè, quindi c'ha il collare addosso. C'ha il collare addosso, lo sfonda. Ma credo che non possa andare. Non può levarselo. E allora... Vabbè, questo era per settare un attimo il livello. No, più che altro è che Orso è troppo... cioè, è più forte fisicamente, più veloce. Sì. E ha... cioè, ok, ha una bella tecnica, Kurogiri, ma... No, allora Kurogiri c'ha sicuramente molte più carte al suo arco. Più carte al suo arco. No, allora diciamo che Kurogiri è più di supporto. Ok, Kurogiri è molto più di supporto. Effettivamente in combattimento può dare. Se non può chiudere i portali e dividere in due le persone, rimane lì la cosa. Quindi effettivamente ma, fate no, bene. Ma facciamo finta che può chiudere e dividere in due le persone. Però. Cioè, allora Orso deve capire che l'unico suo punto debole. Mazza, questo schiaccia. Mai avuto 93%. Quello che c'è, fatti la domanda, fatti la risposta. Vabbè, dai, vince Orso Bartolomeo. Dai. Sì, anche perché, cioè, nel senso, non è che ci vuoi tanto a capire che ti sei aperto un portale in metà del tuo corpo. Non certo, Zaku batte Kurogiri. Ma alla fine, tranquilli. Vai, prossimo. Però, quindi. Oh, okay. La gente con i capelli rossi. Allora, i due pilastri. Contro Marco, prego, signor Meliador. Va a tastiere sua. Allora, 2 contro 1. Però, uno è più forte degli altri due, secondo me. Ok? Beh, però, un 2 contro 1, io non lo so, sinceramente. Perché comunque anche loro sono estremamente veloci. No, il fatto è che quello vola. Vale fino a un certo punto. Può sparare a distanza, Marco? Sì. Sì, perché la fenice spara tipo i raggetti. Perché lui c'è tipo una fenice infuocata. Mm-hmm. Quando muove le ali spara tipo i raggetti. Veloce? Chi è più veloce? Sì. Secondo me loro due. No. Secondo me so. Sì. Secondo me sono più veloci loro due. Spara le fiamme. No, infatti mi ricordavo che spara le fiamme. Tu che ne pensi? Allora, innanzitutto secondo me Tengen è più veloce di Rengoku. Cioè, credo che comunque sia il suo essere il pilastro del suono l'abbiano anche un po' rappresentato con la sua rapidità dei movimenti. E Rengoku mi sembra un personaggio che combatte molto più staticamente di Tengen. Quindi sicuramente Tengen è il più veloce dei tre, a mio parere. Marco è immortale, non può essere ferito. E dopodiché... Si rigenera instant. La velocità tra Marco e Rengoku secondo me è simile. E Tengen è un po' più veloce, però direi che vivono in quell'alone di velocità paragonabile. I doggi intangibili possono essere occhiati, sì, perché altrimenti non allora, c'è senso. Allora, io penso anche che tendenzialmente la loro spada è fatta apposta per i demoni, diciamo che può scalfire anche un Rogia, dai. Sì, ma sì, ma non è quello il problema, è che cioè, lui ha il potere in cui vuole e ti spara le fiamme e ti tiene a distanza. E quello, infatti, quella è una discriminante importante. Ti tiene a distanza e basta, finita. Non lo acchiappano più.
Beh, comunque sia, io non sono così, cioè secondo me i Rogia dovrebbero funzionare che, cioè effettivamente se non hai una cosa specifica per prenderli sono intangibili, però ovviamente costa energia al possessore del Rogia trasformarsi di continuo. Sì. E quindi in realtà sì, ho capito, ma quello uguale è... anche se è intangibile. No, quello è il la divisione numero uno è Barba Bianca, è tipo uno dei tizi più resistenti. Sì, depotenziato un botto nell'ultima saga. Beh, però tu lo prendi nell'ultima saga, non al massimo della forza? Vabbè, ma nell'ultima tendenzialmente saga... nell'ultima saga dovrebbe essere. Però, raga, allora, dico qua, la saga dei Barba, della saga dei Marine è forte. Potenziato. No, la saga dei Marine è forte, è molto più forte. Sì, ma cioè, lo vedi proprio all'opera che è oggettivamente più forte. Sì, ma perché combatte quasi alla pari. Ma quello è perché Oda fa come cazzo vuole. No, cioè, e senso... combatte alla pari con c'è quasi. C'è stato un momento in cui dicono, oh, l'abbiamo depotenziato? No, ma io voglio capire. Cioè, c'ha avuto un nerf. Ma perché l'abbiamo depotenziato? Qual è la teoria che ti fa di. Che non fa un cazzo. Ma il fatto che faccia poco, ho capito, sei OP nel marasma generale non fa il cazzo. Ma no, vabbè, è semplicemente che tiene a bada i truppini. No, non è vero, combatte pure a un certo punto, combatte pure con Big Mom pure. Ma no, cioè, sì, non è che è depotenziato, è che te lo presentano secondo me a schermo in un... Chi è? Ciao Max. Bentornato. Cioè, è semplicemente che Max sei un po' meno amico mio dopo ieri, però tranquillo, io ti recupero. Top 5 anime da vedersi con la propria ragazza. Ti recupero Max, tranquillo. E quindi non ti abbandono con Max. Con la sua mano destra. Non ti abbandono Max, tranquillo. Con la sua laurea. No, ma adesso iniziamo con queste frecciatine, no? Gli devo fare, gli deve rispettare i gradi, non è? Okay. Ma quando comincia a rompere il cazzo, no, perché io in matematica sono un genio. Devi rispettare i gradi. Il senso è la verità, il senso è che... Hai capito come gli devi rispondere quando ti fa così? La scienza politica. Lo devi abbassare. Anche... Quanti esami di matematica hai fatto, scienza politica? Ah no, tipo ho fatto tipo 5 esami di economia, di cui uno di statistica. Allora. Vabbè, nel senso allora. Comunque dai. Sì, sì. No, ma non è quello, è proprio alla base. Cioè, prendi i gradi militari, ma, a cuccia. Posso dirti che secondo me il fatto che ho vinto l'Olimpiade di matematica, ad esempio, conta un po' di più del tuo esame di statistica, scienze politiche. Può essere pure. Io quello che dico è che quella cosa mia rimane. Non hai nulla a cui paragonare. L'Olimpiade di matematica a quando? Alle superiori. Alle superiori. Alle superiori, non fa un cazzo. Come fai un cazzo? Ma cazzo, vai, fai adesso, mo a 30 anni. Cazzo. Fai le. Mi sono scordato tutto. Ce l'ho. Non ti sei scordato tutto. Vabbè. È logica, no. Non è così tanto. È logica. È più statistica. E allora dovrebbe essere Olimpiadi di logica. Vabbè. Cioè ci sono alcune cose che tu risolvi aiutandoti con la matematica, però se tu hai delle basi buone di matematica, poi ci devi mettere sopra la logica. Mm. Va bene, dai. Allora, chi votate voi? Vai. Allora, il problema effettivamente è il volo. Quello è un problema quasi insormontabile per loro due. Anche se è vero che Tengen lancia le bombine, però quanto gli fanno le bombine a Marco? Un cazzo. No, un cazzo proprio. Cioè, senza la guarda, io ti dico. E dal punto di vista della rigenerazione, secondo me è un problema abbastanza drammatico. Io non so, cioè finora non ci hanno dimostrato come qualcuno può far venir meno l'abilità rigenerativa di Marco. Mm-hmm. Però le loro spade... Non so neanche se c'è un limite. Io. Cioè magari c'è un limite. Vabbè, sicuramente ha un limite. Lo sai che, no, più che altro è quanto le ondine che spara sfondano i pilastri. Allora, secondo me non li sfonda. Però quello che ti posso dire è effettivamente la rigenerazione va a un certo punto, perché loro lottano contro persone che effettivamente si rigenerano sempre. Sì, ma lui può, cioè, tranquillamente loro contro i demoni e penso che abbiano la rigenerazione, sì, di Marco, se non superiore. Ma una persona lungimirante, una certa, quando vede che che è stanco, rimane in alto e magari si appoggia su un trespolo per i piccoli quando lo richiama. Allora, se si appoggia su un trespolo lo raggiungono. Non è così idiota, scappa, No, sì, cioè. Secondo me però sono più veloci. Però nel senso soprattutto le tecniche di Rengoku, pure se voli sti cazzi, cioè spara roba di fuoco, insomma. No, raga, comunque me lo stai descrivendo come così OP, ma se è così OP perché non ci è andato lui contro Kaido? Perché in realtà, cioè, nel senso, quando te lo presentano la prima volta in One Piece è sempre molto più forte. Poi dopo diventa una merda. È sempre così. Sì, è sempre così. Guardate Big Mom. Big Mom prima sembrava troppo forte e poi è diventata una tortellona. Cioè, raga, vabbè, allora, vabbè. Secondo me il vero problema di questo scontro è che le lune, per quanto credo reggano
il confronto, cioè questo secondo me è un combattimento simile ai combattimenti che hanno coi demoni. Cioè il loro problema è che loro sono esseri umani e i danni che subiscono sono permanenti, mentre dall'altra parte c'hai un essere close to immortal, mm-hmm. E ti fa vedere già all'interno di Demon Slayer che questa cosa si sente tanto. Ho capito, però, ma non è che se sei ritirato ti è diventato un coglione, è che se gli vai a menare lui dice no, beh, sono ritirato. Vabbè, ma infatti, ma è semplicemente che non è focale nella narrazione, ma non è detto che se gli va a rompere il cazzo King, lui non si mena alla pari con King o non gli mena King, quindi cioè, non lo sai, cioè, semplicemente non ha fatto combattimenti degni di nota in questa saga. Non è che l'hai nerfato, cioè, cioè nel strano. Senso, secondo me, se c'è quel potenziale, sei così forte, devi dare una svolta fondamentale, cosa che lui non dà. Vabbè, in realtà, allora, in realtà oppure, fatto oppure che, un coglione. In realtà, che il, fatto mette che, là in il, realtà il fatto che per la prima parte combatta contro Big Mom già dà una buona svolta alla trama. Cioè, sì, vabbè, però cioè nel senso poi che mi pare, cioè, ma poi se... mi pare che c'è tutto, ma combatte poco tutti, perché mi pare che c'è tutto pure col Diplodoco. Sì, sta un po' ovunque, dici vabbè. Vabbè, comunque dai, no, per il fatto che vuole effettivamente voto anch'io Marco, dai. Secondo me è più dalla generazione. Io voto Marco, ma più per la generazione. Secondo me la rigenerazione vale fino a un certo punto. Quindi quindi 4-0. Comunque, per rispondere alla chat, no, non ho vinto in nazionale, sono arrivato quarto in nazionale. Ho vinto quelle regionali 2 anni, in terzo e in quarto superiore. Andiamo avanti. Vai, prossimo. Non rispondo. Boom! Oh, allora. Qua ci abbiamo uno dei personaggi più odiati della storia di One Piece, Akainu. Solo perché ha ammazzato Ace. Vabbè, ma perché è odiato? No? Perché fa no, perché è odiato? Beh, minchia, dai. Stavo per fare il raid. E mamma mia. E dall'altra parte ci abbiamo Minato. Allora, Minato però ombroso, me... questo è Minato ombroso, vedi? Allora, Minato secondo me è più forte, però secondo me l'altro lo countera. Cioè non vedo un modo per Minato per farlo fuori. Smentitemi. Prego. No, sto pensando, è una questione, vabbè. Perché effettivamente Minato è più forte. Sono anche 10 però volte più veloce. Come fa a seccarlo? È a lungo andare, perché se si stanca lui perde la capacità di mantenere attivo il potere. E però lui calcola che comunque la lava, Minato comunque se lo becca, lo becca? Quanto è molto più veloce Minato rispetto a Akainu? Parecchio. È un cazzo di ninja del villaggio della foglia. No, sì, ho capito che è Rogia, ma estremamente ho capito che è un Rogia, raga, ma è oggettivamente più lento. Questo è uno scontro, questo finisce tra 50 capitoli, 60. Al 60esimo capitolo quello di Akainu è schioppato fisicamente, già. Secondo me invece è molto più probabile che ne risenta Minato. Cioè, nel senso, il problema è che Akainu non ha bisogno tecniche di sigillo, pure. Ma sicuramente c'ha più roba. Questa Minato è una buona idea, cioè le tecniche di sigillo potrebbero essere un problema. Sì, grosso, possono essere colpiti. Potrebbero essere un problema. Esatto, se lo colpisce si ustiona con la lava. Minato arriva alla velocità della luce. No, ma la velocità secondo me contro Akainu non ha senso. Non nel breve periodo, nel lungo sì. Dopo chi è che si stanca prima? È quello che va alla velocità della luce, secondo me. Beh, ma perché quello c'ha il chakra, dipende quanto chakra in più c'ha. Però vorrei dire una cosa, non è che Minato va alla velocità della luce. Si teletrasporta, cioè è diverso, non è la stessa cosa. Non è che lui costantemente va alla velocità della luce. Minato ha dei teletrasporti, ok? Poi bisogna anche capire se Akainu sbraga tutto quello che c'è in un'area di tot, se i sigilli vengono meno oppure rimangono per permettere a Minato di continuare a teletrasportarsi. Bisogna capire anche Minato come evita un colpo ad aria. Cioè, perché ok, a Luca si stanca pure Akainu, Ti puoi teletrasportare, però se colpisce tutta l'area intorno a te e non ti puoi teletrasportare al di fuori di quell'area, e in teoria il colpo te lo prendi. Cioè Minato comunque sia non è così resistente. Ma cioè in generale sicuramente è più resistente a Akainu di Minato. Sì, però però la velocità è una discriminante, cioè non lo pia. Allora, tecnica della sostituzione ok, cioè fino a un certo punto, però cioè non è che la tecnica della sostituzione è vero, c'è la volpe dentro di sé.
Vero, non ci sto pensando. La volpe dentro no, di non sé. C'ha no. La volpe dentro di sé. No, abbiamo sempre detto che Minato è quando combatte contro Obito, quando ha sigillato la volpe a Naruto arriva Obito. No, vabbè, con la volpe ok, però no, senza volpe ovviamente, ragazzi. E allora, ecco, la chiede osservazione potrebbe essere utile ad Akainu, non tanto per competere in velocità con Minato, però se anche lui sa semplicemente quando si sta per avvicinare, lui fa preventivamente una bolla d'aria. Evoca il rospo e fa le combo di chakra con l'acqua. Ed è un problema. Le combo di chakra con l'acqua sono fastidiose, sicuramente. Attenzione, 52% chat molto indecisa. Bravo. Effettivamente questo... Qui adesso cosa devi dire? Che sei stato? Sono stato bravo. Questo è uno scontro molto equilibrato. Perché effettivamente, overall, secondo me, Minato spacca il culo alle persone forti come Akainu, però Akainu potrebbe essere un buon counter per Minato, cioè quella discriminante, capito? Perché alla fine, ok, il Rasengan in faccia, il Rasengan gli fa male a lui con Rogia? Boh, gli fa la prigione acquatica, no, che non c'ha lui la prigione acquatica, che cazzo sta lì, no, lui la prigione acquatica no, però il rospo lo può fare. Anche vero che secondo me cioè Akainu è abbastanza forte, cioè evoca il rospo, sfonda il rospo, cioè non lo so quanto dipende quanto sono più veloci loro a fare la tecnica. Allora, il rospo sicuramente, cioè, viene schioppato instant, secondo me. Ma quanto è più... Sì, ma gli basta quel secondo per riuscire però a devi, fare devi riuscire, sì, ma devi riuscire a toccare Minato, Akainu. Cioè, nel senso, se tu spari l'acqua e quello ti tira una bomba di lava, non so, quello che è, tu non prendi Akainu, cioè, la tua tecnica d'acqua si schianta sulla lava. Ciao, Raf! Non niente. Cioè, Akainu mi sembra uno dei più difficili da toccare con l'acqua tra sì. tra i possessori dei Akainu. Aspetta. Rapporto di altezza peso a Akainu secondo te? Ma c'è scritto, carchetto, ci stanno. Te dico farà un centino, lo farà, Beh, grosso, è pure alto. Quanto è alto Akainu? Secondo me supera il 1,90 m. No, non è vero, no. È tipo 250 metri lui? 250 metri. 230? 230 metri? Centimetri? No, sì, centimetri. Che cazzo è? No, perché sono fuori scala. Sono fuori grazie scala. Per i 100, comunque, sono fuori scala i valori. Ma in realtà in One Piece la stazza cambia a seconda del momento. Perché in One Piece la stazza determina quanto tu sei. 2 metri e mezzo, dicono. Altezza 300, no, 306 di centimetri di altezza. Me coglioni. Quindi saranno almeno un 300-350 kg d'uomo. 350 kg? Io pensavo 200 qualcosa. No, sei alto 306 centimetri. Ecco, è tipo te se è appesa 200 kg. Scusa, se tu mi dicevi che 1,90 m gli davi 100 kg, non ha senso quello che dici. No, che vabbè, no, che gli dai poco più peso rispetto all'altezza. Berle, che l'altezza in One Piece è variabile, non è fissa. Dipende dalla tua... Dalla pericolosità sì, del tizio. Sì, in quel momento il rapporto vabbè, con le altre persone... Un'altezza capito, guardi, se qua mi scrivono altezza è 306, sì, io ti dico che è 306. Che cazzo vuoi da me? Poi magari comunque, che vita triste essere alto 3. Ecco, anche questa cosa, no? Anche questa cosa. Cioè, Oda vuole fare questa cosa. Va bene che faccia. Ma non è vero cosa. Perché nel mondo di One Piece è giustificato. No, perché nel mondo di One Piece è giustificato. Ma che cazzo c'è? Ma questo è un argomento generico. No, perché nel mondo di One Piece è giustificato. Perché nel mondo di One Piece tu non puoi andare da una parte all'altra di un oceano perché c'è una linea in mezzo. Ma che vuol dire? Devi cavarcare con le lumache. Questo non c'entra niente con l'altezza. No, vuol dire che non è fisica. Quella non è la fisica di One Piece. È oggettivamente la fisica. Loro a cazzo di... Non è fisica. Cioè, nel senso, se sono esseri umani, non possono diventare più alti. Ma più non bassi. Sono esseri umani questi. Ma questo che è un essere umano questo? È un uomo fatto di lava. Ti sembra un essere umano? Quello è il potere. Quello ma è il potere influenza il suo modo no, di no. No, abbiamo detto che il potere non c'entra niente. Ma a prescindere, non è se sei in un manga anime in cui la fisica è oggettivamente non quella dell'essere umano. No, ma no, non è la fisica negli anime è una cosa lasciata in terzo piano. Non è vero, non loro, è vero. Loro vogliono ci farti sono degli anime più in cui alto è per farti provare terrore, lo fanno. Ci fisicamente sono. Non ha senso. Sti cazzi, non lo è vero. Fanno uguale. Non è vero, perché in questo caso è così. Ci sono degli anime in cui oggettivamente è così. Ci sono invece anime che prendono in considerazione quello che sono aspetti reali della vita di tutti i giorni.
Cowboy Bebop, God Geass, non so, Death Note, quelli sono anime che prendono in considerazione il mondo reale. One Piece non prende in considerazione, Seven Deadly Sins non è il mondo reale. Ma ci possiamo arrivare, ci arrivi a questo, non è difficile, pure anche se sei, infatti, anche se dovresti essere bravo in matematica, queste cose, cioè, logica, mondi, eh. Alcuni mondi ti sembrano più realistici, non sono mondi reali, ti sembrano più realistici, è quello che ti sto cercando di spiegare. No, la ti sembrano più realistici, ok? È diverso. No. Sì. Jujutsu Kaisen è, nonostante le maledizioni, è ambientato nel Giappone di oggi, quello è il mondo realistico che, in cui vigono le verosimile. No, non è verosimile. No. Perché Itadori fa i 100 metri in 6 secondi. E quindi non è vero, è vero, fa cagare. Ma quindi è ferro e fa cagare. Ok. Che secondo voi? Ma io dico tipo Minato. Io dico Akain. Decido io. Sì. Okay. Minato saprà qualche tecnica d'acqua. Allora, Itadori non è un umano normale. No, all'inizio sì. E se non è un umano normale, ha senso che faccia 6 secondi. Allora, vai, prossimo. Semplice. Vai. Oh, e l'abbiamo messo. E l'abbiamo messo. Che schifo. E l'abbiamo messo. Beh, fortissimo. Ma sono solo in due o su tre? Queen è fortissimo. No, no, è solo. È che solo, cazzo è c'è solo là Queen. Sotto? Lascia perdere, è solo Queen. Quello ah, sembra Rufio. Vai. Sì. E allora, Killua contro Queen. Allora, per me Queen è una merda. È il personaggio con la taglia più alta, più ingiustificata di tutto One Piece. Non è quello che volevo King metterlo. Più alto. No, il rapporto, dice lui. Il rapporto. Ah. Secondo me proprio sopravvalutato in una maniera incredibile. Volevo metterlo contro un personaggio più scarso, però ho detto vabbè dai, diamogli questo onore di stare contro Killua. Per me qua a prescindere vince Killua. A prescindere no, però vai, sentiamo. No, beh, sicuramente Killua è 10 volte più veloce, non è più resistente. Non è, okay. Non è per niente più resistente di Queen. Queen si sta combattuto per qualcosa come 80 capitoli, non è più resistente. No, il fatto è che secondo me a parità di botte Killua è più forte. Ma però, come? Ma lui è fortissimo. Killua è più forte. Quindi secondo te vince contro Doflamingo? Contro no, Doflamingo assolutamente no. Contro c'ha la taglia più alta. Però non vince. Doflamingo però è da forte 7, non sai che taglierebbe. Vabbè, però PD, cioè, ma poi Doflamingo c'ha il risveglio alla fine, fa tipo grandi filini con tutto intorno. Dove vai? Vabbè, con grandi comunque filini. Volevo mettere pure un personaggio più scarso, però diventa come vabbè. Lui, vedi a forza sta con lui. Vabbè, ma dai, ma Queen è una merda, sì, cioè, lo l'hai veramente fatto te, ma che cazzo vuoi? No, però aspetta, no, però aspetta, per far capire. Vuol dire che Killua. Ciao Drugo, Drugo, grandissimo. Bella. No, vai lì, sotto il depensato dei Baleoni, vai lì. Vuol dire che Killua ambientato nel mondo di One Piece sarebbe uno dei in generale 10 personaggi più forti. Sì, top 10. C'ha sopra lui. È in top 10 delle taglie lui. Sì. Sopra c'ha sicuramente gli imperatori, compreso Luffy. Mi sa che Marco c'ha la taglia leggermente più alta, ma poi di pochissimo, forse di pure più bassa di Queen. No. King Queen. Sta lì, King e Queen sono King Queen. No, Marco. King, Queen, Katakuri e poi l'arte in Mary Jack e forse Marco. Ah, quindi sta sotto. Sta sotto. No, sta tra i primi 10. Una merda. Cioè, Marco gli spacca il culo 20 volte. Ma in realtà combatte contro Marco, Queen, Combatte sì, contro Queen e King insieme. Per farti capire che l'hanno nerfato. Cioè, nel senso, non ha proprio senso. Cioè, la forza di questo personaggio. Sì, vabbè, per i Rob c'ha ragione che top 10 taglia non è 10 potenza, perché la taglia no, semplicemente per però comunque sia Queen. E la loro, cioè la sua idea, la sua idea è che sia close to top 10. Quindi se lo batti sei top 10 probabilmente. Sì. Cioè, è quella l'idea. E beh, chi lo potrebbe essere, sì, nel senso sta sotto agli imperatori, sta sotto a Katakuri. Raga, parliamo da calcoli di un mondo, quello di One Piece, dove Diamond Jokes è più forte fisicamente di Goku durante la saga di Cell.
Quinn fisicamente sarà una bella. Oh, Disco, vieni, vieni. Io... vieni. Facciamo... Oh, questa la scrivo, faccio sul Versus. No, Disco. Versus con... No. Non ha proprio senso di... Cioè, ma qua. Ma dove? Bella questa. Ma dove è più forte di Goku? Dai, scrivo, non scherziamo. Questa la mettiamo nel prossimo. Che il tizio de Barba Bianca Diamond. Cosa è più forte fisicamente di Goku Cell? Ad ogni modo, quello che dico, è tutto fatto di diamante. E sti cazzi, Goku il diamante fa pim e spacca tutto. Sì, dai, cioè, dai, allora, cazzo. Allora, il diamante è uno dei minerali di cui sono fatti. Va bene, i pianeti saltano per aria molto prima di Cell, ok? Quindi i diamanti, che sono uno dei minerali di cui è fatto un pianeta, Disco, salta per aria, spacca le lune. Vabbè. Disco, qualsiasi cosa vada contro Dragon Ball e la chat. Vabbè, non è detto che se spacchi la terra, cioè, perché ti disintegrano i pianeti. Tu hai visto? Sì, cioè, però magari i diamanti rimangono. Geda, però può essere niente. Pure che i diamanti rimangono. Vabbè, sono pezzettini, può essere che non li vedi. Cioè, sono d'accordo, Meta. Però effettivamente Killua purtroppo è perché tu sapevi che Livio è fanboy. Non sono questo, fanboy. Questo versus, questo l'ha fatto perché quanto è figo. Chi? Quanto è figo Hunter Hunter. Ma sono fanboy di Dragon Ball o di Hunter Hunter? No, tu sei fanboy di livelli di potenza di Dragon Ball. Te Dragon Ball. Ma che cazzo c'entra con questo scontro? Che hai messo oggettivamente. Ma cosa? Ma che c'entra? 4-0. Per chi lo ha? Certo. Beh, cazzo, male. Comunque sia, è in top 10. Posso dire che, cioè, Eneru è più forte di Killua. Chi? Eneru. Sì, Ener. Okay, sì, secondo me sì. Ok. Kizaru è più forte di Killua. O Leo, non hai capito, sì. Sto a preparare il Versus con tutti i livelli di potenza. Eneru e Kizaru sono molto più forti di Gwyn. C'è un culo così. Secondo me sì. Ok. Secondo me gli spaccano il culo. Va bene, va bene. Non è top 10 Gwyn. Che cazzo dici, bravo? Non è top 10... Top 10 di forza. Se mi dici di forza... Un io sono d'accordo che se di forza secondo me top 50. Però se, no, secondo quello che ti vuole far passare Oda, di forza comunque lui sta top 15. Oh, se la combatte comunque con Sanji. È importante. Boh, no? Perché sì, perché lui spaccia mega cannone. Stanno un po' svalvolando tutti quanti i livelli di combattimento perché c'è Queen. Cioè, Clo è fatta in Giappone, è quello che ti volevo dire, è fatta apposta, certo Clo, ovvio Clo. Che no, allora aspetta, no, Disco. Allora, basta vedere cosa solleva Jox, quell'iceberg che tira in aria era molto più alto di un gigante 20 metri. Goku fatica, vabbè, di più alto di 20 metri. Vabbè, comunque Goku fatica con qualche tonnellata. Ma stai vedendo che leve che sto tirando su io. Contro di te. Ma io sono molto contento di questa cosa. Non hai capito, io contro di te ti aizzerò il mondo contro. Sono contento di questa cosa perché a me piace il mondo molto, ti aizzerò perché questo, contro. Questo ovviamente fa capire le incongruenze che hanno insite. Ma non fa mai fatica a sollevare tonnellate Goku? Ma quando? Vabbè, non lo so, Disco, metti l'episodio. Disco, ma vai, magari dai. In uno dei momenti in cui si allena, lo vedi con tipo i cosi che ho scritto, che ne so, 15T, e lui che fa fatica a dare i cazzotti o roba del genere. No, sai. C'era. A parte che, cioè, Goku si allena tipo a gravità 1000 verso. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Tutti contro Livio, assolutamente sì. Allora. Esatto. Vabbè, comunque sia, raga. Io sono un po' dubitante di come Killua riesca effettivamente a uccidere Gwyn. Lo mette fuori combattimento. Cioè, non è semplicissimo, però potrebbe sfruttare quelle cose che Goku nell'aldilà si allena con migliaia di tonnellate addosso. Okay. Migliaia. Poi decidete. Va bene. Allora, Disco, se, come dice Livio, hai detto una cazzata. No, Disco, ti difendo io, vai tranquillo. Però roba tipo, ne so, colpire... sui nervi, insomma, queste cose che qui lo farebbe che in One Goku Piece senza chi può essere anche accoltellato. Goku senza chi può essere anche accoltellato. Goku senza chi può essere anche accoltellato. No, perché dovrebbe levarselo il chi? Vabbè, sti cazzi. Comunque, sì, cioè, nel senso, vabbè, io voto Killua. Diamantino senza diamante. E io pure voto Killua. Grazie al cazzo. Ah, beh, Killua non è così forte nel mondo di Hunter Hunter, eh?
E il mondo di Hunter x Hunter se la può rimaneggiare. Sì, ma non mi hai preso il corrispettivo di Killua nel mondo di One Piece. Beh sì, no. Ti, no, ti ho preso un corrispettivo molto più basso. Anzi, no, 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 aspetta, Killua è molto più scarso. Cioè, Killua non sta manco nella top 20 di Hunter x Hunter. Ma di combattimento? Ma probabilmente manco top 50. Sì, cioè, poi non l'hai visti forse tutti. Forse c'è il top 30. Però ti dico no, eh. Cioè, no, non sta a livello di molti Hunter, non sta a livello di molti del ragno. Già solo il ragno sono tutti più forti di lui, quindi già 8. Che cazzo di uomo mummia è più forte di Killua? Uomo mummia gli fa il culo. Forse direi Pacunoda. Donnina spirapolvere è più forte. No, no, infatti non tutti. Però ce ne sono 4. Bimbo telefonino. Bimbo telefonino gli fa. Ma Bimbo telefonino non è più. Te la giochi. Charnak gli fa proprio il culo. Gli fa il culo, sì. Gli fa il culo, gli no, è un combattimento. Killua è tipo sarebbe il quarto generale delle formiche, eh? Eh? Ma che cazzo stai a dire? Ma vabbè, Maggi. Dai, Maggi, per cortesia. Chi c'ha di più forte che non siano i generali delle formiche? Killua contro. Vabbè, ma tu e te sto a dire, nel mondo di Hunter x Hunter, dici? Killua. Netero. Tutta la sua famiglia Zoddy. Tutta la sua famiglia praticamente è più forte di lui, tranne sì, il fratello. Sì, e diciamo che se la combatte con la sorella, quella che tira i cosi. Vabbè. Diciamo che magari se la combattono. Però il nonno, il padre, il Lumi più forti di lui. Netero. Isoga. Vabbè, sì, Isoga, Netero e Gon. Le quattro formichimere. Gon è l'ultimo Gon, poi si ammazza, però è morto. Vabbè, ma che vuol dire? In uno scontro del genere non vince Gon. Vabbè, dai, pensaci. In uno scontro Gon che si auto uccide non vince lo scontro. Sì, lo ammazza molto prima, secondo me. Ammazza, lo disintegra, cioè, e lui poi muore. Beh, intanto muore dopo, quindi ha vinto. Tanto chi lo è morto. Ok, quindi che c'hai risolto? Dopo che ma che vuol dire? Ma non è che gli devi mettere a posto la vita. Ma non è Kurapika probabilmente. Guarda che ce ne stanno di più fuori. Lui non è top 10 di forza. Vabbè, Kurapika contro il ragno. Poi non è guarda che non è top 10 di forza. Vabbè, ok. Guarda che questo tizio non è top 10 di forza. No, ti sto dicendo che però neanche lui e neanche ma lui tanto, è molto più basso. Ma 20. C'è anche gente che non hai visto che è molto più forte. Sì, ma già dello Zodiaco non sai chi sono più forti, tutti. Non so più forti. Qua i più forti tu li hai visti tutti, Hunter x Hunter no. Allora, considera lui. Zodiaco, magari no, però magari la metà dello Zodiaco sì. Cioè, già sicuramente coso, il topo sicuro, ma Jin, ma appunto la metà del ragno. Guarda che questo c'ha davanti. Ma anche Biscuit. Cioè, c'è un botto. Questo c'ha davanti. Morao. Tutti gli imperatori. Oddio, c'ha davanti più persone. No, che cazzo, sono 5 più 1 barba 5, chi cazzo? Il quinto, vabbè, Rufy. 6 con barba nera. È diventato imperatore, eh? Erano 4, Rufy più barba nera 6. Perché è morto barba. Ho capito. Non sembra. Ho capito. Non sembra. Siamo a 6. Marco e siamo a 7, King e siamo a 8. Hawkins siamo a 9. Zoro siamo Hawkins. Hawkins secondo me è più forte. Ma vaffanculo, Maggi. Guarda, guarda, io ti sarei pure. Siamo, ti dico gli ammiragli. Sì, ma che ma vabbè, non ma ti allora... piace Hawkins, vabbè, quanto non è questione, non mi piace Hawkins. Se tu mi dici che Hawkins, cioè Trafalgar Law, Kid. Ma vabbè, ok, sono tutti più forti di lui, vabbè, ma io sono d'accordo, pure secondo me qui è una merda, eh. No, che non te lo fanno passare così. Beh, lui non ti lui te lo fa passare come più forte. Non te lo fanno passare di, così di Kid. No, per certo. Dire. Sì. No, ma certo. Lui ma no, perché lui combatte con Big Mom, di conseguenza lui è alla pari, teoricamente è alla pari di Big Mom. Queen combatte con Big Mom da sola, mentre invece loro due combattono insieme contro Big Mom. Perché quindi loro due insieme. Non fa vedere che è più forte uno dei due di Queen. No. No. Ma in una top vedere. In una top fatta dai fan. Cioè per quello che ti vuole far passare Oda. E comunque sia Queen è comunque in sia, top 20. E comunque sia per le ultime 5 puntate, perché cioè finché non era stato battuto Queen. Quindi comunque sia era reputato più forte di Zoro, più forte di Sanji, sì. Più forte di Kid, più forte di Law, eccetera, eccetera. Cioè, quindi... Enel pure più forte. Certo. Enel sono d'accordo. Sì, ma non Enel per l'autore. Sì. No, vabbè, secondo me Enel pure per l'autore. Cioè, spero, sì, ma so. Per come te li mettono? No, vabbè, si apre un discorso sì, troppo. No, che tu non devi considerare le taglie come livello di forza, la taglia. Ma non è questione della taglia, non è questione della taglia. La taglia è direttamente è una questione correlata. Che tu me lo metti a schermo per 800 puntate in cui pia pizze... Per farmi credere questo è fortissimo.
Dai, è questo che Sanji succede. Questo tizio gli dovrebbe dare due cazzotti e bah. Vabbè, ma Sanji fa prossimo, power up. Prossimo, prossimo. Oh, ma solo loro due o tutti e tre? No, solo loro due. Solo loro due. Solo loro due. Va bene. Tutti e tre. Non te la sentivi? Non me la sentivo tutti e tre. Ma lui muove le braccine molto veloci. Lui può fare tutto. Ma poi ne crea altre, cioè ci mette l'occhio sopra. Ma lui è l'ultimo? Sì. Allora. Allora, io dico una cosa. Secondo me il più forte di Hunter x Hunter è molto più forte del più forte di One Piece. Ma non è nessuno di questi due, però. Però si avvicinano. Beh, sì. Ma si avvicinano. Ma si avvicinano comunque. Sono i secondi in grado. Sì, vabbè, sì. Vabbè, però. C'è molta disparità, però insomma, si avvicinano. Lo sai che quel tizio c'ha l'Haki del Re, c'ha l'Haki dell'Osservazione, c'ha quell'altro, come quello del Tempo, c'ha il Gear 4, c'ha. Vabbè, tipo anche un Caterpillar non sente la fatica per niente. E perché Yuppie sì, invece Yuppie non credo che abbia di questi problemi. Ma nel senso, a parità di cazzotti, chi è che li tira più forte? Sono molto simili, secondo me. A parità di cazzotti, chi li tira più forte? Luffy. Però sono due contro uno. Ok, e dipende, ma non so quanto realmente il secondo possa inficiare sul combattimento. Beh, anche se muore, continua a combattere. No, dai, quindi vabbè, ne perpito comunque meno. Ne perpito sicuramente meno di Luffy. Allora, Yubi è super tank, Rufy è super tank. Ah, l'unica cosa è che Rufy viene decapitato in pochi secondi. L'unica cosa è che Rufy è il protagonista. In quanto tale ha la plot armor all'interno. Vabbè, però qua non ce l'ha. No, qua non ce l'ha. Però appunto è il motivo per cui non l'abbiamo mai visto morire. O no, più che l'Haki del Re, l'Haki dell'Osservazione. Cioè, lui osserva in anticipo quello che gli fa. Effettivamente Neferpito può staccare gli arti. E Rufy, anche se è fatto di gomma, esatto, Clo, legge il futuro e prevede ogni attacco. Effettivamente. Qua lo ammazza, non sono d'accordo. Sì. Cioè, la teoria è che in One Piece sono delle cose che non si fanno. Però io metterei il danno, cioè, in Neferpito, un danno tagliente invece che contundente. Sì, però nel senso, è come pure secondo me, ma Killua taglia i tendini delle gambe, per dire. Cioè, in One Piece nessuno fa questa cosa, però in teoria la possono fare. Esatto, bravo, la via pure, ecco, è la via dell'armatura pure. Ce l'ha tutti e tre. Non lo so. No, certo, l'Haki dell'armatura ovviamente, perché sennò si avvia tante di quelle pizze che, cioè, insomma, non è tanto quello che prevede i movimenti degli altri in anticipo. Vabbè, però allora su Neferpito, basta lo Snake Man. No, non lo so se basta. Su Neferpito ci sto, che prevedi è facile. Yubi comunque sia, nonostante tu possa prevedere, è Yubi personaggio imbattuto, eh. È abbastanza sì, Yubi gli ha menato a tutti. Ma perché c'è, cioè, Killua, Yubi, Yubi ha, se ma vogliamo, non ha una sorta di Haki dell'Osservazione di ma tutti quelli che ha battuto perderebbero tutti contro Rufy. E tu uno contro uno. Certo. Tutti contro Rufy. Quindi non è un sistema di paragone, perché anche però Rufy batterebbe gli altri. Attenzione, lui ha rotto il culo a Killua e Killua batte Queen, a quanto pare. Sì. Quindi vuol dire che lui rompe il culo a Queen. Sì, beh, mi pare ovvio. No, però vuol dire. Ma Killua non rompe il culo. Ma Killua non batte Rufy. No, però vuol dire che Yubi rompe il culo a Queen, che è meno forte di Rufy, ma non è abissalmente meno forte di Rufy. Cioè, è meno forte di Rufy. E mi vuol dire che lo scontro dura un po' di più e sono sanguinanti fino alla fine. Conta la vittoria finale, secondo me conta comunque Rufy. Vince comunque Rufy. Allora, cioè che uno scontro dura 30 secondi perché quello è più forte, uno scontro dura 50 ore. Sicuramente dura 50 ore, sono due personaggi che vanno avanti. Quello che conta è chi alla fine vince. Secondo me vince comunque di poco, mi vuoi dire che vince non di tantissimo come nel caso precedente, comunque vince. Allora, di... c'è un problema. Bravi. C'è un problema grosso. Allora, mentre in Hunter x Hunter ti fanno capire chi è tanto resistente, in One Piece, dato che devi allungare il brodo, ma secondo me te lo fa capire anche lui, anche lì. Sì, nel senso che uno resiste 100 capitoli e l'altro ne resiste il corrispettivo 18 di meno. Un'altra cosa, Rufy è un personaggio abbastanza tonto da poter permettere una strategia Yubi in prima linea, Neferpito con Dr. Blight a permacurare. Sì, Yubi. Ma per quanto possa, cioè, essere tonto, quanto è tonto, ha una volontà, Rufy lo sì, può, ma lo una, fare. Ha una volontà di ferro che gli altri non hanno, e questo gli può andare a suo vantaggio. No, quei due hanno la volontà di ferro più alta di tutti, perché si sacrificano la loro vita semplicemente per provare a far venire un po' di più il. Sì, ma in questo caso non c'è Meruem. Sì, che non c'è Meruem, però. Vabbè, ma loro combattono solo in quel modo, cioè nel senso, sanno soltanto combattere mettendo a repentaglio tutto per l'obiettivo finale, che
non so quale gli vuoi dare di obiettivo finale. Tendenzialmente loro potrebbero semplicemente pensare che Ruffy, se non lo sconfiggono loro, come è successo con Neferpidu, poi va a menare Meruem. E infatti Neferpidu con Gon lo vuole uccidere per quello, perché non vuole farlo incontrare con Meruem. Yubi può pure esplodere e non ci fa cazzo, allora, l'esplosione. No, con l'esplosione sono d'accordo che è poco utile, però quello che dico io è che è molto difficile da valutare, perché entrambi i personaggi non hanno mai perso, e quindi non sai entrambi, cioè anzi Ruffy ogni tanto cioè Yubi proprio non sai cosa devi fargli per ucciderlo. Sì. Cioè sembra che è come se fosse tipo Majin Buu, capito? Yubi nel mondo di Hunter x Hunter. Ultra Katakuri esiste 10 ore, ma no, ma già sta a combattere con Kaido da 100 capitoli, non è che sta a combattere con Kaido da 100 capitoli, saranno 5 minuti. No, però guarda che stanno combattendo in questo momento che tu non li vedi, eh. Sì, però nel senso è non vero vale che vale così. Ecco, non è mai non diventato vale. Buio. Non è mai diventato buio. Cioè, nel senso, ma che vuol dire? Cioè, la storia di Aokiji e Coso hanno lottato per 10 giorni fino. Te lo dice, ma te ci credi? Certo che ci credi, per forza. Certo, te lo dice, ci credi. Te lo dice, ci credi. Sono le cose di One Piece. Te lo dice, ci credo per forza. Vabbè, ti prego. Comunque sia, e proprio perché te lo dice quando succede, e qua non anche Coso, Big Mom e Kaido, ti dice che hanno combattuto tutta la notte, poi il giorno dopo, sì, sì. Lì non te lo dice, quindi effettivamente sembra essere passata non più di mezza giornata finora. No, stanno combattendo da tipo perché sta finendo il Festival del Fuoco. Il Festival del Fuoco finisce, passa la notte e la mattina, quindi loro sono arrivati all'inizio dei festeggiamenti, magari non hanno cominciato a combattere all'inizio dei festeggiamenti. No, una mezza giornata. Tipo 10 ore, una notte intera, Da giorno sono 12 ore, sono mezza giornata. Che due cioè, veramente, questo mi fa proprio incazzare un combattimento, è come Dragon, i combattimenti devono durare un'eternità, ma che cazzo è? Invece, vabbè. Allora, sono d'accordissimo, Ruffy ha una potenza esplosiva molto maggiore di quella che hanno Yubi e Neferpidu. Yubi e Neferpidu hanno molte, molte più tecniche particolari che possono mettere in difficoltà Ruffy. E non ultima quella che dicevo, cioè la più banale, ovvero che Dr. Blight secondo me può essere attivo fisso e a Ruffy mi frega un cazzo. Cioè Ruffy è uno dei pochi personaggi che non andrebbe a picchiare il Lealer. Sì. Cioè lui, Goku, come questi personaggi completamente scemi che devono fare per forza il combattimento davanti a loro. E questo quindi mette in ulteriore, secondo me, difficoltà a Ruffy, che ha una potenza spinta sicuramente molto maggiore. Roberto Schiolivi, una guerra che non dura almeno ore non ha senso. Allora, qua stiamo parlando di un uno contro uno. Non stiamo parlando di quello guerre che dice è che la guerra può durare ore, però il combattimento di loro magari dovrebbe durare qualche minuto. Ma no, come perché, è normale ma che non sia. Ma no, perché è un combattimento. Un'ora? Ma non è cazzo, un'ora di combattimento. Il combattimento è strano. Porca troia. È strano. 10 ore? No, 10 giorni di combattimento, non dormi? Ma certo, non mica sono esseri umani quelli. Non è che so come te che devi dormire, ne frega un cazzo di dormire. È un'esagerazione che non ha senso. Yubi sembra, da quello che ti fanno vedere a schermo, che lui il suo corpo si adatta a quello che gli succede. Sì. Quindi se Ruffy usa un determinato tipo di attacchi per cercare di ucciderlo, il suo corpo quando si rigenera si adatta a quelli, è come se fosse un cavaliere dello zodiaco. Cioè non funzionano due volte le tecniche su Yubi. E questo unito anche all'aiuto, bravo Clou, bravo Clou, io sono d'accordo. Ruffy batte Katakuri e secondo me è più forte di Yubi. Katakuri, sono d'accordo. Sì, ma io sono d'accordo che Ruffy è più forte di Yubi, e sono d'accordo che Katakuri è più forte di Yubi. Però qua non è Yubi contro Ruffy, non è Ruffy contro Ruffy. Però se dici che Yubi è più scarso di Katakuri, non puoi dirmi che Yubi è più scarso di Ruffy. E infatti io ti ho detto che sicuramente la potenza distruttiva di Ruffy è maggiore di quella di Yubi. Però sto dicendo che sono in due e l'altra non è personaggio inutile. E inoltre hanno delle tecniche, fanno delle cose nel mondo di Hunter x Hunter in generale, ma anche questi personaggi, che nel mondo di One Piece non li fanno. Cioè lo stesso Katakuri non le fa. Cioè in One Piece è tutto dritto per dritto. Cioè, come dicevo, lo stesso Doflamingo, che dovrebbe essere un personaggio super tricchettoso, va comunque dritto per dritto. Cioè in One Piece vanno tutti dritti per dritti. E non è così in Hunter x Hunter. Quindi devi prendere in considerazione altre cose, secondo me. Comunque, detto questo, secondo me è uno scontro molto equilibrato, ma io il mio penny lo lancerei su Yubi e Neferpidu. Tu? Beh, secondo te? Mi pare Ruffy, è evidente. Guarda,
Dai, sì, voto anch'io Rufio. Mamma mia, cioè, tu a forza sta con lui, no? Stai a diventare una persona strana. Ma avresti asterisco. Detto la stessa cosa se avessi votato dall'altra parte. Non è vero, saresti stato più coerente con te stesso. Ma coerente cosa? Ma non è che se One Piece non mi piace, allora devo votare contro. Asterisco. Non sono mica come te. Vabbè, metti asterischietta e vale. Allora, è vero, però occhio che se ammazzi Neferpido è peggio. Perché Terpsichore è molto più forte di Neferpido. Cioè Terpsichore taglia un braccio a Gon Super Saiyan è più forte di Luffy, secondo me. Sì, sì, ma non uccide nessuno lui. Li fa svenire da... cioè, non muoiono. Cioè, il combattimento finisce perché quelli non si rialzano più in piedi. No, ma che cazzo stai di? Luffy non uccide nessuno. Luffy non uccide nessuno. Ah, ma ucciso... nostro... No, è in One Piece e non muore nessuno, che è diverso. E vuol dire che il personaggio non uccide. No, 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 tutti mi uccidono. No, vabbè, quell'altri uccidono. Dai. No, no, in One Piece. Ok, quindi vuol dire... Ma non è vero, perché i cattivi non uccidono una cazzata. È semplicemente che in One Piece non muore nessuno, perché Oda ha promesso alla nonna che non faceva morire i tizi. Sì, ha detto, guarda che faccio una cosa molto... Ha detto che è proprio perché... Ha detto, nonna, parati gli occhi. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Ma sì, ma questa non c'ha senso se la leggo prima, però. Alza la mano, alza la mano. Fallo fa alza la mano. Alza la mano se ti faresti la zia di Gon. Vabbè... Vabbè, dai, andiamo avanti. No, sono fidanzato, però. Vabbè, andiamo avanti. Oh! Gecko Moria contro Neji Yuga, prego. Allora, mi sta sul cazzo. Gecko Moria mi sta sul cazzo. Gecko Moria mi sta sul cazzo, Neji è fighissimo. Che vuol dire? Faccio come fai tu. No, io quando metto dei dara mi sto sul cazzo. Non posso votarlo. Ma io, beh, c'è un motivo scientifico alla base del voto di Deidara. Spiega, chi vince secondo te tra questi? Cioè, Deidara vince senza usare le braccia, c'è qualcosa che non va. È peggio di quello di Godia se fa 5 metri saltando da fermo, eh. Va bene. Allora, voti. Detto questo. Votazioni on. E allora, Gecko Moria può batterlo soltanto se in qualche modo gli riesce in culo all'ombra. Cosa non scontata. Ok, Neji non è un coglione. Anche questo è vero. Ecco, l'altro sì. Però secondo me l'altro è molto più resistente di... L'altro è un coglione. Gecko Moria è un coglione. Ma esagerato. Ma perché vi ho messo l'immagine figa? Ma no, è che semplicemente è uno che non ha mai subito... È uno che fino a quel momento te lo fanno vedere che, a parte la prima sconfitta che ha subito con Kaido in vita sua, non ha mai subito sconfitte. Quindi non è che è un coglione, è che fa adesso il cazzo... siamo a due, perché... Vabbè, però... siamo a tre. Adesso sì, no. Adesso però sì, prima saga di Thriller Bark che stava uno e ha perso contro uno che è oggettivamente... Allora ragazzi, Gecko Moria non c'ha l'esercito dietro, eh. Non si porta l'esercito dietro. Quale Neji? Questa cosa. Quale Neji? Ma per me basta. Però non si porta l'esercito dietro, in realtà è un po' bagghino, perché allora si può dire che lui arriva che è già il Moria definitivo. Prima, cioè, perché ha assorbito tutti quanti i suoi truppi. No, in realtà, ripeto, è sempre il concetto che vengono teletrasportati in un momento della vita. Cioè, così. Ma questo è un grosso nerf però di Moria, perché praticamente Moria divide il suo potere per creare un'orda che poi quando vuole lo riprende a sé per diventare più forte. Quindi, cioè. L'unico modo che ha per battere Angel è che gli fa le aperture e le chiusure. Perché a cazzotti non gli fa un cazzo. No, cazzotti fa cazzo. Zero proprio. Allora, sono comunque pugni di chakra. L'unica cosa, guarda, tizio fatto d'ombra. L'unica cosa che ti posso dire è se diciamo le chiusure funzionano sulle anime assorbite di Moria. Mm. Cioè, se tramite le tecniche di Neji lui riesce a liberare le ombre in qualche modo, capito? Le chiusure come gliele fa, mica c'ha il chakra Moria. No, infatti, cioè, perché bisogna reinterpretarlo, ovviamente. Però, se le chiusure funzionano su, diciamo, sulle anime, sulle ombre che lui assorbe, allora effettivamente può impippirlo. Picchiandolo. Comunque sia, gli mena un po'. Cioè, nel senso, non è che Moria è uno di quelli che non si fa mai toccare. Gecko Moria è il pieno controllo della sua ombra, chiamata Doppelman, e solitamente sì. Combatte al suo posto. La sua ombra non può essere distrutta e può rigenerarsi continuamente. Lo sappiamo, ci abbiamo fatto pure il mazzo Moria, guarda, lo conosco a memoria sto stronzo. Grande Moria, grande Moria. E lui può sostituirsi continuamente Moria. Con la sua ombra. No, questo è infatti... Secondo me rotazione suprema già è top contro Moria.
No, è quello il problema, infatti. È l'unica cosa che lo batte. Però devi toccare vedere. Si deve avvicinare. No, la rotazione. Chi è più veloce? Neji è molto più veloce. Neji, però nella rotazione suprema c'è comunque l'ombra. C'è la proiezione dell'ombra a terra. Come fai a prendere durante la rotazione, dai? L'ombra sta per terra. Cazzo dici? Però non so, cioè il chakra sembra quasi che lo illumina, quindi. Non lo so, Non lo so, secondo me Neji è fortissimo. Se muore gli frega l'ombra, ha sicuramente vinto. Vabbè. Il problema è come gli frega l'ombra, è tutto lì la disquisizione. Sì, però effettivamente, cioè Moria c'ha veramente tanti trick, tante cose. E c'è Neji che c'ha delle ombre davanti, che fa? Prova a picchiare le ombre. Neji, non so se vi ricordate. La luce genera ombre ancora più lunghe. Non so se vi ricordate lo scontro che c'ha contro il tizio ragno alla fine. Che è Kidomaru, vabbè, insomma, una cosa del genere, non mi ricordo. Dove gli cascano tipo centinaia di ragni e lui li vede tutti. L'ombra batte Neji mentre Mori si guarda sta live. Però devi fare la sub, poi lo voglio sul su. Sì, lo invitiamo. Non è così semplice, però effettivamente, cioè, Moria può attancarsi tantissimo. No, Kimimaro è quello delle ossa. E Neji, il primo passo falso, è morto. Cioè. Moria, però secondo me in combattimento secondo me c'è troppa disparità anche lì. Non lo so, però mi hanno convinto la storia dell'ombra. Lui accetta di prendersi un po' di pizza. Il semplice fatto che tu ti fermi un attimo per menarlo, cioè quindi agli arrivi davanti e non ti muovi però più. L'abbiamo visto in situazioni del genere dove non si poteva distare un decimo di secondo. Nessuno ti ruba l'ombra, cioè ti ruba l'anima. Cioè, però quel tizio... L'hai mai visto combattere contro uno Sharingan, ad esempio? No. Capito, quindi c'è. Cioè, io voto Neji. Secondo me è molto più probabile che vinca Moria. Cioè è troppo più semplice per Moria vincere rispetto a Neji, nonostante Neji sia, diciamo, più rapido e più tecnico. Però dimmi, giù, il fatto che la luce aumenta. È mai finito così. Vabbè, io voto Neji. 3-1 Gekko Moria. Prossimo. I biondini, guarda che carini i biondini. Sanji contro l'Emilion. Oh, questo è interessante. Questo schiavo proiettile. Io voglio sentire che cosa ne pensa Maggi. Questo è amico di Suzaku, Sì. Questi sono migliori amici lui e Suzaku. Però lui c'ha senso che scrivi proiettili. Non è un uomo, secondo me. È un uomo con i poteri. Con il potere di passare attraverso le cose. Quello è cazzi tuoi che potere c'ha. Quell'altro è un essere umano, punto. Senza poteri. No, non ho capito che cambia. Se tu puoi passare attraverso le cose, perché diventi più veloce e con riflessi più rapidi? Ah, vabbè, se è un problema. No, il problema non è l'Emilio, il problema è quell'altro. È quell'altro che non può fare quello che fa perché è un semplice essere umano. Questo è un essere umano che semplicemente ha dei poteri. Che poi non ti piacciono i poteri, è un altro discorso. Però è più giustificato. A me piacciono i poteri. Però dico che anche lui ha un potere che non ha nulla a che fare con la sua velocità e con i suoi riflessi. Eppure ha riflessi e velocità aumentati. Ma non lo sai, ma no, perché tu pensi che una cosa sia direttamente correlata all'altra. Invece ci possono tranquillamente essere due poteri differenti all'interno della stessa persona. No, non è vero. Chi l'ha detta questa cosa? Non è vero. Perché non è vero? Perché te lo dicono? No, lui ti dicono che c'hai... Cioè, nel senso è chiaro i poteri che c'ha la gente. Come Todoroki c'ha due poteri, te lo dicono e c'ha due poteri. Non è che non te lo dicono. C'ha due poteri, ti dicono e c'ha due poteri. Vabbè, quindi... Sì, vabbè, ma che vuol dire, nel senso... Lui va a quella velocità semplicemente perché l'allenamento che fa con il suo potere può portare, cioè è molto più giustificabile, poi può essere pure una cazzata, ma ha molto più senso da quel punto di vista. No, che Sanji non la tuta non ce l'ha perché la spacca, cioè nel senso, ragazzi, Sanji la tuta non la vuole usare, quindi... No, infatti. Allora... Sanji è troppo più veloce, sì, ma non lo prende. Sanji è veloce, però sì, come fa a prenderlo? Domandina. Io invece ho un'altra domanda. Vai. Come fa l'Emilion a ferire un personaggio di One Piece? Okay. Questo è vero, però ho pensato anche un'altra cosa. Ma non ci sarà un coltellino da qualche parte? Qualcosa? Basta un coltellino alla fine, Un coltellino. Un coltellino. Tu dici te che basta un coltellino. A parte che non lo guattano in mano se diventa intangibile il coltellino.
Comunque, cioè sì, il problema è... Gli serve un coltellino che diventa intangibile con lui. Vabbè, ma il coltellino anche diventa la TOE, lo riprende subito, cioè... Troppo forte sto tizio. Il problema è questo. Secondo me ha avvantaggiato l'Emilion, però... ci mette una talmente tanto tempo che veramente, cioè questo no, è uno scontro che so dura se, non so se è avvantaggiato, cioè l'Emilion è avvantaggiato in difesa non in attacco, è quello che sto a dire, cioè... però è come cioè ok se ti difendi meglio no, però comunque, come Max, attacchi no, non è quello di cui stiamo parlando, io quello di cui sto parlando è che l'Emilion ti fa vedere per motivi di narrazione, cioè lui è fighissimo e di conseguenza ad esempio mentre sta andando a colpire Overhaul gli sparano dal fianco, lui con la coda dell'occhio lo percepisce, schiva così il proiettile in slow motion oppure diventa intangibile in quel momento in cui passa il proiettile, ma cioè per diventare intangibile volontariamente quando ti sparano un proiettile dovresti capire il momento in cui il proiettile arriva, quindi vuol dire tu riesci a ragionare alla velocità del proiettile, che è una cosa impossibile, cioè te sparano un proiettile e te non te ne sei accorto, sei già morto, cioè non è che c'è, dici che è successo, sì ma che bordi, ma quello c'ha i poteri, okay, quindi non è una questione di velocità nel rimbalzo, è proprio una questione di come ti fanno vedere che cambia i movimenti l'Emilion, la sua capacità di reazione, la sua velocità di reazione e il controllo che ha del corpo. La mia velocità. Domanda è, vince contro Queen l'Emilion? Secondo me sì. No. Vince contro Queen l'Emilion. C'ha lo stesso problema. Di nuovo, cioè, ma come cazzo c'ha lo stesso problema l'Emilion a Queen, scusa. Cioè l'Emilion è forte a difendersi. Secondo me non c'è modo in cui sti due riescano comunque a colpirlo. Si stanca dopo un po', fa quello che fa. Eppure gli altri. Ho capito, però, cioè, nel senso, stanco per stanco, lui poi una volta che non riesce più a attivare bene il suo potere, rischia addirittura di rimanere in mezzo a un muro, per dire. Cioè, te lo fanno vedere che è sì, talmente. Ma, allora, per quanto non è capito, cioè, per quanto lui possa essere decisamente più forte rispetto a Sanji dal punto di vista difensivo, questo gap di difesa è enorme rispetto alla minuzia del gap d'attacco che c'è. Il Sanji basta che dia un cazzotto all'Emilion. No. Un cazzotto di Sanji, un calcio di Sanji. Un tira cazzotti Sanji. Mamma mia, dire che Sanji dà un cazzotto. Un calcio di Sanji, se il calcio lo sfonda. Non è il calcio di essere umano. Gli fa male, lo subisce. No, ma io lo sfondo con la fiammetta. Questo il calcio livello, di amato, lo scaccio di Sanji, secondo me, ha i danni molto pesanti. Cioè, il fatto è che appunto, cioè, l'Emilion è sicuramente fa un sacco di strategie tattiche, schiva cose, però proprio secondo me non ha un potere tale da poter uccidere un personaggio di One Piece. E comunque sia il suo potere non è infinito perché non può rimanere intangibile per tanto tempo perché altrimenti finisce sottoterra e soffoca. Questa è una gara di resistenza. Ma il fatto è che la gara di resistenza l'Emilion la fa in una condizione in cui non può resistere forever. Cioè lui deve necessariamente fare qualcosa ogni volta che sta andando sottoterra. E a un certo punto Sanji capisce anche il ritmo di questa cosa. Cioè, no, sì, è il cioè, nel senso, sai che c'è il problema è che dal punto di vista di attacco nei confronti di Sanji, l'Emilion non può nulla. Quindi si difende meglio, sì, però non è che vinci difendendoti e basta. Quindi io voto Sanji. No, io pure voto Sanji. Cioè, l'Emilion è molto forte contro un personaggio che ha una resistenza. Ma effettivamente, se l'Emilion avesse avuto una spada, avrei votato l'Emilion. Però effettivamente... ma pure lì avrebbe dovuto avere una spada che come lui... Una spada resistente. No, una spada che come... Esatto, una spada che come lui... Una spada che diventa intangibile come lui. Certo. Quindi? No, voto Sanji. C'ha senso. Prossimo! Chi è? Oh, Kingsgrave! contro... Kenshiro! Strozzetto tu, merdina! Vieni qua! Guarda, Kenshiro rischia i proiettili? Sì. Può essere. Ma Kenshiro non è un uomo. Allora. Cos'è? È uno Shiro. Siamo a livello quasi di divinità. Che Raul è un uomo, secondo te? Raul è un uomo. Raul tira un cazzo, io devo andare dritto. Tira un cazzotto e spacca un palazzo. Però il mondo è quello reale. Ma quello non è un apocalittico. Sì, ma che cazzo di mondo reale è? Una persona tira un cazzotto e sfonda un palazzo. Allora, che cazzo dici? Questo qua non è un mondo. Il mondo rimane... No, quelli non sono esseri umani. Stanno nel mondo reale. Allora, cazzo, loro non sono esseri umani. Questo qua l'ho fatto perché è uno scontro. Non sono esseri. Come fa a essere Raul un essere umano? Senti, allora, stanno... Raul è un essere umano. Nel mondo degli umani?
Ma che c'è? Sono nominalmente esseri umani? No, perché Leolucci non è un essere umano. Come non è un essere umano? Certo, Leolucci c'ha i poteri, che umano c'ha i poteri. Tu conosci un umano con i poteri. Suzaku non ha i poteri, Suzaku è un umano. Leolucci non è umano. Arti marziali. Che cosa? No, no, che arti marziali? Non so le arti marziali. Come ci siamo arrivati? Perché Shiro mi spera di fregare me con queste puttanate, ma non ci riesce. Io non parlo con te, io parlo con la chat. No, no, infatti voglio dire che ti rispondono. Perché se ti voglio... Qual è il problema? Cos'è Ken? Non va bene Ken, non va bene Shiro. Scrivi solo Shiro. Hawkins, solo Ken, bro. No, secondo me Shiro non è bannabile. Ma magari manco Ken. No, no, secondo me è Ken. Ma perché Ken? Non lo so, scrivi solo Shiro. Se devi portare morte scrivi qualcosa solo in qualche Shiro. Lingua. Scrivi solo Shiro. Metti la C. Scrivi solo Shiro. Vaffanculo. Scrivi solo Shiro. Non me lo fa fare, non è quello, non è quello, non è quello, è Hawkins. Prova. È qualcosa di Hawkins che non va bene. Vabbè. Vabbè, vabbè, provo solo Shiro. Allora. Te l'ho detto. Era Ken. Se c'è la K all'inizio è un disastro. Allora. Sto pensando, Ken Shiro. Però Killer B va bene, allora, comunque, ma chi l'ha scritto prima? Allora, sì, infatti. Allora, c'è un perché ma ho forse, fatto. Forse non ne puoi usare più di un tot. Allora, questo sì, appunti. Allora, questo è uno scontro particolarissimo. E l'ho scelto per un motivo. Perché lui colpisce i punti vitali. Lui magari usa i puppet, le sue cazzatine. E i danni che magari si rifanno sulla bambola. A Ken però non gli fanno esplodere il cervello. Cooking è un counter naturale dei personaggi che usano i cazzottoni. Che cazzo hai detto? Vabbè, disquisite voi, vai. Poi parlo io. Ci arriviamo. No, è che semplicemente Cooking non combatte. Vabbè, formalmente l'ha ucciso. Solo che ha ucciso il puppet. No, perché se ferisci il puppet non ferisci più Hawking. Però uccide. Cioè, il puppet è collegato a una persona. Uccide muore quella persona. Sono 10. Chi te l'ha detto? Sì, lo dice che c'è un tipo 10 lui. Ogni volta che lui ferisce muore un tizio e ce n'ha altri 10 come riserva. Non mi ricordo se dice qual è il numero esatto. Sì, ricordatemi in chat. Sì, dice... che uscire di Saitama imbattibile. Allora, sì, e Hawkins si può anche... Hawkins non avevo pazzetti perché non sono ci sono solo lui e Ken. Non sono d'accordo. No, ha un massimo di 10 puppet. Lui ce l'ha sempre caricato. No, cioè, lui è sempre caricato. Mica stupido, Fino a che non li scarichi in combattimento ce li ha. Non ha limiti in quel momento. Infatti mi ricordo che c'ha 10 tizi. C'ha 10 truppini lui da... Ok. Quindi lo deve ammazzare 11 volte. La domanda è, però, se io ti premo i punti vitali e i danni comunque vanno i puppets. No? Ma perché vanno i danni e vanno i puppets? Perché tu mi stai dicendo che il puppet c'ha i punti vitali? No, quello che ti sto dicendo c'è Hawkins, ma quando lui dovrebbe morire muore il puppet. Però se gli esplode il cervello. Esplode il cervello al puppet. Esplode il cervello al puppet? Certo. Sì. Perché l'esplosione del cervello non dovrebbe valere, mentre invece se ti buco il cranio... Quella è una cosa derivata dalla pressione dei punti. Mentre invece l'altra è proprio un colpo secco, è diverso. Ma no, ma cioè, nel senso, da quello che ti fa capire, i puppet funzionano su qualsiasi cosa. Ma secondo me c'è... i puppet funzionano che, indipendentemente da come muore, certo, anche muore di vecchiaia, muore il puppet al posto suo. Di vecchiaia, non lo so. No, più che altro... È perché magari ha una malattia... Di vecchiaia, guarda che potrebbe essere, cioè potrebbe essere che in realtà Hawkins è immortale. Cioè, per come la pensano loro... che può far diventare immortale una persona, quindi allora, la Madonna. La mia domanda è, bravi ragazzi, la mia domanda è: se c'ha un calcolo Hawkins, c'ha un calcolo il pollo non e muore per quel calcolo, muore il puppet o muore Hawkins? Ma io che cazzo ne so? Hanno mai fatto vedere se c'è un calcolo? È importante perché secondo me... Quello che ti fanno vedere è che Hawkins può essere sconfitto solo se non ha più puppet. Quindi vuol dire che quei puppet fanno le veci di qualsiasi aggressione. Però nel senso che Shiro gliela fa a schioppargli tutti i puppet e lasciarlo inerme. Onestamente... Sì. Beh, insomma, lui adesso io ancora non sei onestata, almeno non lo so se nell'anime ci sono arrivati alla trasformazione di Hawkins...
ditemelo voi se voi seguite l'anime, perché io leggo soltanto il manga ormai. E, però la trasformazione di Hawkins sembra bella incazzata. Sì, ok. La trasformazione di Hawkins sul manga è bella incazzata. Cioè, che fa Kenshiro quando Hawkins si trasforma in quella specie di spaventapasseri gigante? No, in quel caso no, è se lo schioppa prima. E lo schioppa prima, 11 volte. Allora, guarda che non ci mette tanto, Beh, però è velocino, che non è un essere, è velocino che Kenshiro. Sì, vabbè, ma non è che quell'altro è paralizzato. Che ne senso... basta che gli tocca la tempia anche solo una volta, boom, così, e quello esplode. Sì, ma non è perché la prima volta lo ammazzi, la massima volta pensi che l'ha ucciso. Cioè, non è che lo continui a ammazzare, cioè non lo Ken sai. E Ken non può, vabbè, se me l'avete votato solo perché è Ken, io sono d'accordo, Per carità, non dico niente, cioè questa mi sembra la risposta più corretta. Ken e Ken non potresti capire. Va bene. E Saitama per voi, quindi, ok, ci sta. Boh, non lo so, io voto, tra l'altro voto Hawkins, ma anche perché secondo me Hawkins è anche un buon counter a Ken. Eh no, l'ho scelto apposta. Ok, va bene. Ho detto volevo fare uno scontro un po' più... mind trick. Secondo però me vince, secondo vince me Hawkins. Ken gliela fa comunque. Voti Ken? Voto Ken. Per noi? No, per lui. 59 era? Era 59. No, più, no, era tipo 80 rotti, quasi 90. Okay, non ho visto bene. Vince Ken, ragazzi! Vai, prossimo. Chi è? Zoro contro Conan. Zoro contro Detective Conan. Con ora gli occhiali. Vedere. Io lo scrivo la Cina, lo dico. Ma prova, poi se te lo blocca, sti cazzi. Allora, il mega super spadaccino fichissimo, re dei sette spadaccini con la spada forgiata. Ma lui del è villaggio. Lui è lungimirante secondo Meliodor, è quello che dico io, che ha fatto che non è lungimirante. Ma non esiste un Zoro secondo Meliodor, cioè... È l'ultimo Zoro del manga, ovviamente. Allora, io con Conan c'ho un fastidio. Cioè, secondo me, l'ultimo scontro di Conan contro Obito è stato fatto soltanto perché si è reso conto che non aveva fatto fa niente a Conan e pareva brutto farla uscire di scena così, e quindi ha fatto finta di farla essere sgrava per poi... Però cioè, lo fa. È tipo Stars and Stripes. Però lo fa. La ficchiamo lì, facciamo sto combattimento, vai, sono figa, ha perso. Però lo fa. Sì, però, no, però allora Deidara è lui il più forte del mondo. Nessuno anzi, batte Deidara. Non è vero. No, perché non fa più la mossa che dovrebbe fare. Ma non importa, non puoi non prendere in considerazione lo scontro di Conan, scusa. Che ragionamento è? Ha sgravato, sì, però l'ha fatto, quindi lo devi tenere in considerazione. Cioè... Vabbè, allora, se facciamo finta che Conan è sempre stata così... Però le lame tagliano i foglietti, Sì, vabbè, cioè, oddio, allora, Zoro può dare botte abbastanza forti da provare anche a tagliuzzare tutti i fogliettini, in realtà. E... Conan la contate come un roghia, perché? Praticamente sì, è tipo un roghia, sì. Non è proprio come un roghia, però simile. Lei può essere colpita tranquillamente. Deve avere la prontezza di riflessi. Cioè lei deve attivare una tecnica per farlo. Sminuzzare i foglietti, secondo me, per Zoro è più fattibile che sminuzzare l'acqua o la lava. Certo. Cioè, nel senso, quello è un po' più complicato. Sì, ma lei se fa bomba, che fa quell'altro? No, ma infatti il problema è che la bomba è OP. E... Perché posso versus Deidara senza braccia contro Zoro. Come fa Zoro? Adesso è veloce Deidara senza braccia, è più veloce. Merdina che non sei. Ma comunque parlate sempre delle stesse tre cose. Ogni versus deve uscire un argomento passato. Che palle! Perché secondo te tu non hai capito? Oddio, sì, lo ho capito dopo. Benissimo. No, non lo dico. Vola, anche King volava, ha fatto comunque una finaccia. Sì, Conan è un ninja, è vero, però devo dire che Zoro è uno dei personaggi... più assimilabili a un mondo ninja, secondo me, tra quelli di One Piece. E il problema è che c'ha una mossa sgravata. Se noi consideriamo la mossa sgravata, vabbè, vince Conan, perché non, cioè, nel senso, ci stanno pochi. Devi averci un roghia per non morire dalla mossa di Conan.
Sì. Cioè, nel senso, se no, come cazzo. Dipende quanto è veloce lui a scappare. Fa... Cioè. Oh, la chat vota Zoro. Cioè, chiude Obito. Cioè, se non scappa Obito, non scappi manco te. Ah, no, no, no. Vabbè, no, cioè, certo, proprio, certo. Non esiste proprio. Io sono abbastanza d'accordo. Conan è OP. E secondo me, ripeto, i valori di Naruto sono molto superiori a quelli di One Piece in generale. Per quanto Conan si veda poco, ma quel poco che vediamo, anche se è sgravato, lo devi tenere in considerazione. Quindi io voto Conan. Tu d'accordo? Fa mossa sgravata. 3-1 Conan. 3-1. La chat però ci ha creduto in Zoro. Vabbè, ma Zoro perché non piace. Prendono in considerazione Zoro appunto. Piace. Vai, prossimo. Così, tutto quello che succede da quando Tobi diventa Obito in poi non ha senso. Pugno di fuoco. Pugno di fuoco contro testa vulcano. Contro gioco. Questo è interessante. Questo è uno scontro, secondo me, che dura in eterno. Allora, io parlerò per ultimo. Non lo so se dura in eterno. Io parlerò per ultimo. Questo è uno scontro che dura in eterno. Per me invece no. Finisce prima di quello che pensi. Chi vince, secondo me? Vince la maledizione perché gli fa il dominio. Dal dominio non esce. Però lui è un Rogia. Lui è un Rogia, ma lui perde contro la lava. Quindi vuol dire che perde contro un qualcosa che tecnicamente è più, ha più calore di lui. E secondo me la maledizione vulcano dentro al dominio riesce a creare qualcosa. La maledizione vulcano dentro al dominio c'ha qualcosa tipo lava. Si vede che una cioè, si vede tipo la lava che scorre. E quindi secondo me vince la maledizione vulcano, che gli fa il dominio. La maledizione vulcano. Allora, anch'io sono tendente alla maledizione vulcano. Però secondo me questo è uno scontro che dura tipo. Ecco, no. Questo è lo scontro che dura settimane. Cioè, sicuro? No, secondo me sì. Cioè, dipende quanto tempo ci impieghi. Cioè, dipende. È tutta una questione di quanto la maledizione sia più veloce di Ace, in modo da arrivargli nemmeno vicino. Cioè, tipo, la maledizione può tranquillamente farti in dominio dalla maglietta a camera da stemmio. Va bene, ok. Ok. Quindi non è che ti deve andare addosso la maledizione. Deve stare. Quanti sanno? 2-3 metri di distanza? Qualcosa di più? Sì, 4. E glielo fa. No, ma se gli fa il dominio in quei 3 metri ha finito di via. Sì, è anche più veloce, secondo me, la maledizione. Ma a prescindere, cioè il fatto. Però che... il problema è Rogia, secondo me. Cioè... No, perché lui perde contro la lava. Lo fanno vedere che perde contro la lava. Perde contro la lava, perde contro una persona però che può distruggere un Rogia. Cioè che può andare contro i Rogia. Sì, ho capito, però alla fine il problema è sempre lo stesso. Per quanto lui possa andare contro i Rogia, c'ha il problema che quel tizio comunque resiste al fuoco. Testa di vulcano. Può resistere al fuoco di... Credo di... proprio di sì, c'ha un vulcano allora, in testa. Allora dire, cioè la base è una questione, cioè io credo, io la metterei proprio sulla questione di temperature. Cioè una temperatura inferiore non batte la temperatura superiore. Ci può stare. Allora, te che allora dici? Secondo me visto che la giustificazione per cui Akain uccide Ace è che la lava countera il fuoco. Però cioè, non la mette così, cioè, secondo me. No, la mette palesemente sì, così sì. Lui. No, glielo dici poco, glielo dici poco quando l'ammazza. Io e di conseguenza gioco è ovviamente il counter di Ace. Inoltre, per quanto tu mi possa dire il Rogia, io posso essere d'accordo, secondo me un Rogia nel dominio può essere comunque colpito, perché tutti i domini che danno il colpo assicurato colpiscono anche i Rogia. E cioè, è concettualmente il dominio. Sì, no, è quello, è una questione di temperatura. No, sono d'accordo, esatto. E di conseguenza, prima o poi il gioco il dominio lo fa, e quando lo fa, il colpo assicurato va anche oltre Rogia e la lava counter al fuoco. E quindi, secondo me, questo è proprio sicuro il gioco. Può battere Hanami, ma non gioco. Vabbè, Hanami, certo, sì. Perché è erba, arbusto, quindi canterato, quello sì. Effettivamente, questa mi hai abbastanza convinto. Voto anch'io testa vulcano. Gioco! Voleva perdere, stronzetto, non sei arte. Molto no, in realtà io pensavo che era molto equilibrato. Guarda come votano Ace, no, bravi. Giusto. Gente seria, amica, mi piace te. Quando non capisci un cazzo, mi dà quel brividino dietro la schiena. Tipo, prossimo, vai. Prossimo, ma te ne mancano tre. Ah, io non scontro tra titani. Tra coatti. Questi okay. Sono quelli che pistano come cani. Allora, ovviamente All Might al massimo della forma. Non che lo può tenere solo per 3 ore, eccetera. Questo è All Might top. Io Gio c'ha in mente come finisce. Votate. Io già so come finisce questo scontro. Vai, come finisce questo scontro? Che la Lucky di osservazione non basta.
quanto puoi avere l'aghi di osservazione. Questo è come quando l'amico suo batte il Knight of One. Il Knight of One c'ha l'aghi dell'osservazione, per esempio, non basta. Perché per quanto lo vedi prima, quello ti arriva comunque addosso perché c'è il robottone tipo... quello batte Goku, quel robot, lo sai, sì. Facciamo, adesso facciamo il versus quel robot. Ma cosa, dai, facciamo per favore. Ma per favore, dai. Ma boh, veramente, tu dici che i robottoni battono Goku. Boh, va bene tutto, però... Boh, addirittura i robottoni di Code Geass battono Goku. Vabbè, non Goku di fine Zero. Ma qualunque Goku, mangi. Goku bambino. Bambino tipo all'inizio, perché calcolo che si vede che distrugge gli aerei col bastone. Cioè. Il Lancer alla fine non è un aereo. Sì, contro Goku bambino dell'inizio, ok. Va bene. Goku del primo torneo Tenkaichi. Che vabbè, più o meno. Goku del secondo torneo Tenkaichi. Che vabbè, più o meno. Goku contro Piccolo. Contro Piccolo gli far culo. facciamo secondo me sì. Allora, comunque, questo scontro, te che dici, Fra? Allora, secondo me ormai ti è fuori scala come potenza, sono d'accordo. Però Katakuri non basta. Secondo me a livello di potenza All Might lo supera. Cioè, la previsione del futuro di fatto di Katakuri è forte. Non così forte contro un personaggio che va solo dritto. Non è che va solo dritto, è che è oggettivamente il triplo più veloce. Quindi cioè lui sta osservando una cosa che sta avvenendo in quel... Cioè, tu osservi una cosa che dovrebbe avverarsi, ma mentre la osservi già si sta avverando per quanto è veloce, capito? Che è quello che succede in Code Geass. Vabbè, a mo' ti giuro, banno. Chi dice Code Geass lo banno. Non sono d'accordo sulla velocità. Convincimi del contrario, vai. Tutto però, è molto veloce. Però io posso dire una cosa, che secondo me All Might non è... è così più veloce, anzi proprio non è più veloce di Rafi. All Might non è più veloce. Non lo so. Rafi, Luffy, Luffy. Stanno lì, secondo me. Stanno lì. E comunque sia Katakuri combatte contro Luffy. Ah no, ma secondo me non è uno scontro che dura poco, eh. Questo no, però, è uno scontro però, di botte. Però cioè, contro Luffy funziona la guida osservazione. Cioè, Luffy alla fine lo batte perché anche lui comincia a padroneggiare la guida ma tu stai dando per scontato che Luffy sia più veloce di All Might, per me non no, è secondo così. Me sono veloci uguali. Mazza, dai, Luffy col Gear Second è questo una scheggia. Tu vedi All Might già depotenziato, che è praticamente una scheggia contro il primo Nomu. E quello di potenziale abbiamo detto prima che venisse ferito. Ma Luffy, cioè la velocità di Luffy. Allora, secondo me, però, la potenza di impatto, anche come danno ad aria, proprio All Might è superiore. La potenza di impatto è sicuramente quindi sposta le masse d'aria col cazzotto. Sì, e quindi sì, schivare sì. Diventa molto più difficile. La chat butta Katakuri 61%. Il problema è l'onda d'urto che ti crea un po'. Ti dico che il fatto di Mochi non serve, perché lui può tranquillamente sgretolare il Mochi col cazzotto. Sì, sono d'accordo. Probabilmente sì. Cioè, nel senso, non è. Non è così forte essere un Rogia contro un personaggio come All Might. Cioè, perché il suo cazzotto è considerabile. Non è che si ricompone, regà, lo smolecola che è diverso. Cioè, non si ricompone. No, magari qualche volta si ricompone pure. Sì. Però il fatto è che. Se è costretta a ricomporsi perché riesce a menaglie, vuol dire che continua a menaglie e dopo un po' non si ricompone più. Ragazzi, cioè All Might sì, vince certo contro un cazzo di Nomu che il suo potere era controllare l'attrito. Sì, che era praticamente che non... l'energia cinetica, annullava l'energia cinetica. Sì, e comunque lui va talmente forte, talmente potente che comunque... No, ed è nerfato in quel momento. Ed è pure nerfato, però lì diciamo che sta al 100%. No. Sì, in quel momento sì. Lì fa ma cazzo, combatte con uno sbrago. Ah, no, è vero, lo dice proprio che non è... Combatte con uno sbrago sul fianco, ma che è? Dice che in passato ci avrebbe messo di meno, ma certo, combatte con uno sbrago sul fianco. Però, insomma, quel Nomu non è Katakuri, dai. Cioè, Katakuri. Quel Nomu non è Katakuri, ma quello non è questo il Nomu. Però, Katakuri contro quel Nomu, sei sicuro che gliela fa? Secondo me no. Sì, a lungo anzi. Lo countera malissimo. Come fa a sbragarlo quel nome? Ma vabbè, dipende, perché secondo me col Mochi lui potrebbe anche soffocarlo il Nomu. Ma che soffo il Nomu? Il Nomu, guarda che c'ha, non dico la potenza All Might, ma quasi. Guardate a vedere God Geass.
Bellissimo Gotye. Oddio, perché? Ma Lucky che c'entra? All Might contro Katakuri, cosa c'entra con Chias? Lucky dell'osservazione. Ma che cosa c'entra? Che il fatto che tu preveda ma le vede, mosse. Vede la cosa verde. Ah, verde come il coso del Night of no, War. No, no, perché il gatto come il gatto. No, perché effettivamente questa cosa ti fa capire come il fatto che tu osservi in anticipo i movimenti non ti aiuta, cioè non ti fai inevitabilmente per forza vincere quella cosa. No, certo. Perché se tu hai davanti uno che va talmente tanto più veloce rispetto alla tua osservazione, tu stai osservando non qualcosa che accadrà, ma qualcosa che sta avvenendo in quel secondo. Io sono d'accordo con te, però Katakuri ha dimostrato di poter prevedere le azioni di Rufy anche in forma Snake, che secondo me non è più lento di All Might. La cosa è che la sua potenza esplosiva è tale che potrebbe comunque non essere sufficiente, perché schivare un pugno di Rufy vuol dire che se tu fai così e il pugno passa qua non ti ha fatto niente, se tu fai così e il cazzotto All Might arriva qua, comunque sia probabilmente ti fa dei danni alla testa uguale. Sì, comunque secondo me a potenza proprio fisica eccetera, cioè, All Might è superiore. Che non so bene Katakuri come lo c'è, forse con la spada può provarci, però ma se vuoi la spezza. Sì, boh, io comunque sì, voto All Might. Dai, anch'io voto All Might. 3-1. Penultimo scontro. E poi c'è l'ultimo. L'ultimo. Madonna, io so già che l'ultimo me ne vado, probabilmente. Chi è più grosso, Maggi? Boom! Fammi tornare decisamente. Oh, bravo, torna indietro. Che cosa? Ma non me lo puoi rovinare così, no, scusa. Secondo te Katakuri è grosso? Sì. E quindi All Might che cos'è? All Might è pure è più grosso. Quindi Katakuri è grosso, All Might è più grosso. Sì. Tra i due, quindi chi è più grosso, All Might. Sì. Quindi All Might è grosso, Katakuri non è grosso. Questa teoria è semplicemente più grosso. Però tu, cioè, se gli insiemi non li hai fatti. No, non è che non hai fatto gli insiemi. Sì. Voi dovete capire che c'è. Non è che se c'è un grosso che io ti odio. No, perché è un sistema relativo. È un sistema relativo. E di conseguenza, uno grosso lo vedi oggettivamente quanto è grosso. E se quello è grosso, quell'altro non può essere grosso. Allora, Maggi. Perché quello è grosso. Maggi, mettiamo in chiaro una cosa. Allora, solo uno alla fine. Ogni... Tipo Highlander. Allora, sta solo uno. Esatto. Ogni versus mi va bene se prendi una cosa passata e ci devi. Però che diventano due no. Non è stato colpa della chat. Due no. Okay. Katakuri è più grosso. Truco, che te sei fumato? Le stesse cose se fuma Livio. Ah, ok, bravo. Katakuri non è grosso. Katakuri ormai è giga enorme, quindi è più grosso. Quindi quello è grosso, no quell'altro. Va bene. Capito, sì, come funziona. Va bene, dai, non posso essere tra più grossi, no, non sono uguali. Quello c'ha 3 volte il braccio suo, non possono essere uguali, no, c'ha 4 volte il petto di quell'altro. Non mi pare, comunque, vabbè. Andiamo avanti. Ignoralo. Adesso ti faccio vedere le foto di Katakuri al petto e le foto di ormai tappato. Grazie, Jerris, per il secondo mese, bentornato. Jerris, bentornato, il secondo è più importante. Katakuri è alto, è slanciato, è lungilineo. Che perché dai, un bel ragazzo, chi dice, guarda. Questo è grosso. Sì, ma lo capisci e non lo vedono. Mettilo. Non lo mettono. E allora lo vedi te. Vai, ma guarda, chi lo se vedi? Ne frega. Lo vedi, sì, è lungilineo. Ma bello. Cosa? Ma quello... sei addominali. Vabbè, adesso ti faccio vedere All Might, però. Adesso vedi All Might. Va bene. È più grosso, ma sono d'accordo. Ah, ecco. Allora, vai, prossimo. Vai. Ma voglio rispondere a chi ha detto che... questo non c'è, questo invece no, questo è questo. Questo... Lo vedi che quadricipiti che c'ha? Vabbè. Solo c'ha le gambette. È più grosso, abbiamo detto che è più grosso. Allora, questo era un personaggio che volevo inserire nei versus da tanto tempo. Quale dei due? È Cream? Vanilla Ice. Sì. Vanilla Ice. Sì, Vanilla Ice. Nome Vanilla Ice lo volevo inserire da parecchio tempo nei versus, perché secondo me è un personaggio che può dare tanto. E poi ho messo anche un altro personaggio che non abbiamo mai visto, ovvero Sengoku. Goku, il capitano. Sengoku il Buddha. Sì. Prego. A voi la disamina. Beh, se Goku il Buddha, però che io mi so poco. Cioè, se Goku il Buddha si diventa un Buddha, che fa il Buddha? Mena. Beh, diventa più resistente, si ricopre d'oro. Ok. Allora, vabbè, basta finché non venga inglobato nel buco nero. Allora, il fatto è che Vanilla Ice non vede dove parliamo va. Di JoJo terza stagione. Sì, ma Sengoku non lo sa. No, sì, ma lo sa Vanilla Ice, però. Cioè, nel senso, se c'è la capoccia del tizio, tu glielo dai un cazzotto. Allora, se Sengoku tira un cazzotto a Vanilla Ice, lo disintegra. Eh no, se è in quella forma, non c'è, cioè, se lo ingloba. No, io sto dicendo a Vanilla Ice. Top 5 film di supereroi. Bravo, mi piace.
Lì non si è mai visti, però. Ma non è vero. Vabbè. Cioè, ma poi mi sa che l'abbiamo pure già fatta. No. Se lo prende una volta è morto, ok? O l'unica cosa è che effettivamente se Vanilla Ice rimane nella sua dimensione, non lo prendi. Però lui non vede dove sta andando. Non hai capito quello che ti ho detto io. Che quell'altro non sa di questo suo particolare. Perché se lo scopre, riesce a ragionare contro i suoi movimenti fatti a caso. Però non lo sa, lo deve scoprire. Perché? Immagino, allora, non ho capito che quel tizio in realtà non è che va a caso. Ma quel tizio c'ha. Ma raga, ma avete visto che fa un cazzotto di Sengoku? C'ha degli schemi prestabiliti con cui muoversi. Che è quello che fa alla fine dell'episodio di del cane de merda e di quell'altro, di Polnareff. Cioè che lui sa benissimo, cioè lui c'ha uno schema mentale, sa benissimo che sta quello in un determinato punto, non sa precisamente com'è, e comincia a fargli il cerchio per chiuderlo piano. Quindi ha degli schemi per stabilire che va a caso. Sì, ma tu hai capito perché può fare quella cosa? Lui può fare quella cosa perché Polnareff non riesce a muoversi, perché altrimenti Polnareff salta e esce fuori da quel cerchio. In quel momento Polnareff non riesce più a muoversi e di conseguenza lui si assicura di prenderlo, perché tanto sa che Vanilla Ice è un vampiro, questi cazzi, che è un vampiro. No, stava dicendo per la resistenza, però a parte il fatto che il flash che fa il Buddha potrebbe anche essere deleterio per Vanilla Ice, però questo non lo sappiamo. E cioè finché si muove l'avversario, cioè non funziona quella tecnica che ha fatto. Mi piace se ti muovi. Non ti piace? Vabbè, non me la metto. Che c'ha che non va? Che cosa? Ah, Firpa, mi ha detto che è brutta. È elastica, una delle poche che m'entra, non me le posso comprare, perché non m'entrano. Mille, ah, ok. Ma perché? Okay. Non m'entrano. Io sono più grosso di All Might, non m'entra. Esagerato. Vabbè, non la metto. La prossima volta fa molto. Ti piacerebbe essere orribile, mangi contro la Katakuri. Perché sono elastiche, se no la roba a me non m'entra. Io devo comprare roba tipo dagli XL, non m'entra, sono alto 1,5 m. Ma ti piacerebbe 65. Essere grosso come All Might? Perché vorresti essere più, cioè perché non è così più alto. Ma non è così più alto, cioè ormai è 1,80 m, quant'è? Ma è tipo 2 metri e passo. 2 metri ormai. Beh, sì. Vabbè, su quello non si può fare niente. Vabbè, su quello no. Però dico, la larghezza siamo. Ma già ti vota Sengoku. Nel ti piacerebbe essere come All Might, effettivamente c'è anche quello. Ho capito, però cioè, se non dici ti piacerebbe essere come un tizio grosso arrivabile in termini d'altezza, sì, non c'è vabbè, bisogno. Vabbè, comunque, secondo me questa è uno dei combattimenti che si avvicina di più al pareggio. Vabbè, in assoluto. Cioè, Vanilla Ice c'ha sto baghetto che lui può pareggiare. Allora, c'è una cosa. 20 All Might. C'è una cosa da dire. Sì, è 2,20 m, è una cosa enorme. Allora, c'è un problema. Se gli tira un pugno, pure secondo me si tira un pugno e gli cancella la mano. Allora, i personaggi in JoJo, ok? I personaggi in JoJo sono nerfati dallo stesso JoJo. Mi spiego. Un tizio può fermare il tempo per 5 secondi? Per me è invincibile. Ok? Non solo a meno che non è talmente più scarso che anche colpendolo non gli fa niente. Bravo. Chi vince tra JoJo il Rolo? Basta. E invece sei un invasato del cazzo. Vabbè, è un'idea, secondo me invece non è male. Sì, no, ma il concetto che lui pensa solo a Code Geass, lui non gli frega un cazzo. L'unica cosa che vuole fare è fare i versus con quelli Code Geass. No, io sto preparando un versus. Con Code Geass. No. Meglio che ti riguarda da vicino. Dico solo una cosa. Dragon Ball. Numeri. Ah sì, bello. Vabbè, sei un impassato del cazzo. Allora, comunque vince Rolo? Allora, sicuramente. Quello che sto dicendo è vengono nerfati dallo stesso JoJo, perché quelle persone in un altro aspetta, universo. Aspetta Wing, aspetta dopo. Sarebbero OP. Veramente. A meno che non fai come in Dragon Ball, che Guldo è una merda, ok? No, ma però il problema di JoJo è che tu puoi menare al tizio dello stand e quel tizio è umano e basta. Cioè, il vantaggio di Vanilla Ice è che lui si autofagocita, esatto, il suo cream. Sì, esatto. Ma tu hai detto che sei tanto cazzotto pia. Però tutti gli altri non è che sono nerfati, è che tu meni l'essere umano e chi se ne frega che quello ferma il tempo. Sì, ma sono nerfati anche dalla stupidità dei personaggi che ci stanno dentro. Vabbè, ma manco sono così stupidi, è proprio una questione che tu puoi menare l'essere se umano. Se tu mi dici posso bloccare il tempo per 5 secondi e non puoi fare 5 metri, per me c'è un problema. No, c'è un problema grosso. Infatti, allora, su quello sono d'accordo, però cioè non sì, ho mai capito prima se poi lo ferma il tempo per tutto l'universo oppure ferma il tempo soltanto in una bolla intorno. No, a no, lo fermo per tutto. In tutto l'universo, allora è una cazzata. Vabbè, però arrivando a sto scontro del merda, io non ho capito, quello gli tira un cazzotto, se quello sta in quella forma, gli magna la mano.
Cioè, che dovemmo fa? Allora, a parte che il fatto che il Buddha è una specie di proiezione. No, è lui che diventa Buddha. No, no, è lui. Però, boh, a me mi sembra come se i cazzotti sono tipo una proiezione. È come se te tirasse un cazzotto. Un dedurto, spara un dedurto. Però il Buddha è lui. Vabbè, però, cioè, non ti arriva addosso proprio Sengoku di solito. Ti arriva addosso... Sì, ma quella cosa non hai capito, ma le onde d'urto valgono come il due di picche, perché quella cosa è un buco nero, quindi assorbe le onde d'urto. Va bene, però non è che se vede che non gli fa niente l'onda d'urto va lì e lo tocca per vedere che succede. Ok, però nel senso io non so come faccia a prenderlo. È perché invece Vanilla Ice come fa a uccidere Sengoku? Gli va addosso, cioè Vanilla Ice si muove a questa velocità. No, un po' più veloce. Ho capito che c'è. Ripeto, quello è perché lo vedi in JoJo. No, non è perché a volte va molto più veloce, a volte va più lento. Beh, quando spacca i muri va più veloce. Spacca i muri. E comunque non lo vede? Non lo vede? No, non lo vede. Lui capisce dov'è perché sta in una stanza chiusa e si vede il muro che si spacca, se no è invisibile. È quella la cosa. No, non è vero, lui vede, no, vede la differenza. No, è invisibile. Sono abbastanza sicuro che sia invisibile. Cioè, lo vedi tu da spettatore. È invisibile, ma loro vedono delle differenze. No, lo vedi tu da spettatore. Con la ref vede il solco per terra sicuro. Non è scemo, però Sengoku diventa anche molto più grosso, se non sbaglio. Certo. E questo rende più facile a Vanilla Ice colpirlo. Quindi... Non lo so, io non so, cioè, no, mi sembra così assurdo pensare che Sengoku si faccia proprio assorbire tutto. Non lo tutto vede, da... ma basta anche che gli buca la pancia. Ma almeno lo tocca, cioè appena lo sfiora Sengoku Non ho mai visto così veloce. Diventa invisibile. Sengoku lo vedo anche abbastanza statico. Se diventa invisibile è un problema. Ma no, è invisibile. È invisibile tipo God. No, io sono sicuro che sia invisibile, che loro aspetta, non è che è invisibile. Si vede all'inizio che loro non lo vedono. Sì, assolutamente, cioè Sengoku mille volte, cioè nel senso i personaggi One Piece mille volte più veloci i personaggi di JoJo, quindi appena viene toccato Sengoku si prende un'abrasione perché gli leva un pezzo superficiale e lui se ne va. Il problema è che se, a parte il fatto che non sa dove andare, vabbè, però quindi, basta che esce un attimo e si rimette giù, cioè nel senso prende un attimo la cosa. No, in realtà il problema è che secondo me se esce un attimo è quello, se esce un attimo lo sgama, c'ha una notizia di riflessi molto maggiore un personaggio One Piece rispetto a quello. Sta a pensare esattamente sta cosa, cioè perché comunque lui può farsi uno schema mentale di come andare, ma per farselo deve comunque uscire da quella sua safe zone. E secondo me in quel momento uno come Sengoku, che è molto più intelligente perché è il grande ammiraglio della marina, capisce che lui sta facendo questa cosa perché non sa, deve prima vedere dove andrà. Cioè magari ci mette un po' per capirlo, ci mette un po', però a lungo andare lo batte. Stiamo dando per scontato il fatto che all'inizio lui inizia nell'altra dimensione, cioè perché se lui inizia in questa dimensione potrebbe non fare mai in tempo ad andarci nell'altra dimensione. Boh, non lo so, perché poi chiacchierano, Sì, chiacchierano per carità, però cioè quando non so, ma anche se gli vede fare quella cosa e diventa invisibile, lui sa che c'era un tizio e mo diventa invisibile. E tra l'altro c'è una ragione, probabilmente la chi della percezione riesce a percepire la sfera. Stai invisibile in un'altra dimensione, come cazzo. E non sai, no, non è vero, cioè stai in un'altra dimensione e Vanilla Ice la sfera è invisibile in questa dimensione perché si mangia la roba. Non lo so, secondo me a una certa la testa gli abbecca. No, ma mai. Io voto Vanilla Ice perché piace un botto. No, ok, ma pure a me piace un botto Vanilla Ice, però Sengoku secondo me è quello dei due che può vincere, Sengoku. Gliela può fare. Vai, votazioni finali quindi? No. Non è vero, c'è l'ultimo. Quanti siete di più? Non basta. C'è l'ultimo. Che squillino le trombe. Che rullino di tamburi. Io ve l'avevo promesso. Vai. E vi prometto che questo tizio io lo metto a tutti i versus adesso. Io lo metto a tutti i versus. Tutti i versus. Ce l'abbiamo. Tutti. No. Non è epico. Non è legge. Che cosa devi fare? Non è epico, è leggendario. No, scusami, non è leggendario, è epico. È qualcosa che trascende l'umana comprensione. Mettilo. Vai, forza. Vai. Quanti sei? Vai. E allora, è arrivato il momento. Questo è un 4-0 secco. 4-0 secco.
è imbattibile. Guardalo che è imbattibile, fierezza. Imbattibile. Che fierezza. Guarda, ho preso proprio quello giusto, poco prima della saga di Arlong, che spara, scusa, spara a manetta. Non può batterlo. Questo va a meno di 0,05 secondi, salta sui muri. Salta sui muri. Cioè, beh, questa è la saga di Sanji, eh. Quindi c'ha praticamente un ristorante da utilizzare come leva naturale. Gli arriva in testa, vediamo un cazzotto a 0,05 secondi, lo prende in testa morto. Oh, 100 per, fai votazione, 100% con Suzaku deve essere. 100%, 100% Suzaku, lo metto a tutti i versus Suzaku adesso. 100%, imbattibile Suzaku, non può essere sconfitto in nessun modo. Beh, oh, lo metti con dei tizi che sparano, ovviamente. Oh, quel tizio c'ha, ti dico tutti i poteri, me li sono andati a segnare tutti, quel tizio c'ha mitragliatrici e pistole. Paletti in legno dalle spalliere, bomba di shuriken, bomba di gas tossico, mazza ferrata con catena, lancia fiamme, ma soprattutto c'ha la sua, no, c'ha il tirapugni, c'ha il tirapugni, c'ha il cannone che spara rete di ferro, ma soprattutto c'ha la grande lancia, c'ha la lancia che c'ha esplode. La grande lancia che non basta, guarda, non basta la lancia niente. Esplosiva è pericolo, 100%, non voglio un voto contro, guarda, la lancia esplosiva è pericolosa, sì, cioè, quando lo piglia. No, 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 non prende manco Rufy. Pure Rufy mi schiva i colpi a lancia, ma fanno l'esplosione e lo prendo uguale. Ma non hai capito, non c'è bisogno. Come comincia lì l'incontro? Stanno a distanza. E lui dice: vabbè, chi è sto coglione? Gli spari. Chi è sto coglione? Chi è sto... Ma che questo è stesso? Beh, certo, gli comincia a fare così. Gli spari e lui schiva. Lui... Poi arriva. Poi... Oh, no, non è che gli spari, schiva, gli arriva addosso in meno di un secondo. Però la domanda è: quanto resiste? No, no, gli dà un cazzotto. Se l'altro è più resistente. Vabbè, gli dà un cazzotto in testa. Un cazzotto non gli fa niente. Ah, un cazzotto in testa. In testa sì. Beh, ma che, però considera che Rufy lo massacra di cazzotti in panza e non gli fa praticamente niente. Ma perché? Oh, questo è intelligente, è più intelligente di lui. Lucio è un sopravvalutato. Sicuramente. Questo è intelligente. No, Lucio è un sopravvalutato. Questo dovrebbe morire 5. Lucio sarebbe dovuto morire 5 volte. Questo Ghias lo accetto. Non hai capito? Lucio, sai che sarebbe dovuto morire 5 volte se non era la ragazzina. Contro coso? Contro, come si chiama? Quello con gli occhiali. Mao. Contro Mao lui sarebbe morto. La partita a scacchi. Ma la partita a scacchi la tecnica la usa lui. Vedi che lui non l'ha visto con Ghias. Ma sapevo che non ma no. La strategia l'ha fatta alla luce, mica no. L'ha fatta su Zano. No, non l'hai visto con Ghias. Quante partite a scacchi fanno? Senti, è due. E la prima come finisce? Ma mica c'è su Zano. No, c'è la bamboccia. Ma allora, che cazzo c'entra su Zano? No, che io dico, se non è per la bamboccia, lui sarebbe morto più volte. Ma guarda che comunque sia lì nella partita non lo vuole uccidere, lui vuole no. Farlo uccidere dalla tizia. E poi dice, ecco, ma avete rotto il cazzo, devo fare sempre tutte le cose da solo. Gli punta la pistola, lui vede quell'altra e quella non e quell'altra vero. Gli... Perché quello che succede. Però gli appunti. Vabbè, domani vi ricordo. Allora ti dico esattamente la scena se mi fai parlare. Lui vede quell'altro. Fa scornare lui insieme a Shirley. Spera che Shirley gli spari. Shirley, però, a un certo punto non spara. Mao gli sta per sparare. Non spara. Quando arriva cosa e lui vede cosa. Shirley spara a Mao. Shirley spara a Mao. No, Shirley non spara. Sì. Shirley spara qua a Lelouch. Yes, qua, your majesty. Qua. E rischia di beccare Mao. Poi spunta la pistola contro Mao quando Mao dice devo fare tutto da solo. E allora Mao dice: sai che c'è? Vaffanculo, me ne vado. Entra dentro per prendere il fucilone. E a quel punto parte la funivia. E si vede Situ che ha fatto partire la funivia. Lui allora si leva la cosa e fa: oddio, ma sei ancora viva, ti voglio tanto bene. No, no, perché Situ è esattamente spara, questa. Vabbè, la scena. A prescindere, esattamente perde contro Cornelia. Se non arriva la ragazzina, lui è stato schioppato da Cornelia. Punto. Le prima. Quando sì, Cornelia sì, gli fa sì, levatevi sì, tutti sì, quanti, vi momento. Voglio vedere tutti comunque in faccia. Sia, arriva la ragazzina, sia, allora, quindi zero. Comunque sia vero, allora, se vuoi, se il meme va ovviamente 100% su Zaku, ma... No, in realtà no, secondo me. Ma no, dico per il meme è 100% su Zaku, però secondo me, innanzitutto no. Il fatto che... Chi è che ha votato 51%? 51% Greek! Come fa a batterlo? No, spiegami come fa a batterlo. Non è, cioè, incredibile. Manco per il meme, non te l'hanno appoggiata. Siete, manco siete per grandi, il meme. Siete dei grandi. Manco per il meme. Siete, io 100% avrei fatto... Greek è perfetto. No, io invece avrei fatto 100% Greek. Come fa a battere il gas? Sarebbe, non hai capito? La bomba di gas. Sì, ma gli deve sparare. Non gli spara, lui gli è già arrivato addosso prima che gli spara. Allora, innanzitutto Suzaku riesce a schivare i proiettili tipo della mitragliatrice. Però la mitragliatrice è una fonte di fuoco. Cioè non è che se tu schivi una fonte di fuoco schivi anche 10 fonti di fuoco. Ma poi come fa a seccarlo? Quindi è una cosa diversa. Cioè una fonte di fuoco, un conto, 10 fonti allora, di fuoco. Se prende è un altro spada conto. Finale potrebbe anche. Ma no, ma non c'è bisogno. Perché lui comincia a spogliare. Dopodiché... Gli va a meno di 0,05 secondi. Cioè non fai nemmeno in tempo quel tizio, secondo me, a puntargli qualcosa che lui già gli sta addosso. Cioè, no, questa cosa perché non è chiara che lui va a meno di 0,05 secondi.
Ma cioè, che già lì, però Black Sperm è più bambino. Che vuol dire bambino? Perché la mitragliatrice va a 0,05 secondi. Ma che vuol dire bambino? Cioè, qua, per poi, schivarla, si fa un passo in 0,05 secondi. Chi cioè, lui? Per schivare, vabbè, tu devi fare un piccolo passo, gli arriva addosso uguale. E poi soprattutto si dia un cazzotto, vabbè, a quella cioè, velocità, lo smolecolo. Assolutamente. Assolutamente. Però, se lui spara con 10 bocche di fuoco, non è detto che sia la stessa cosa. Cioè, nel senso, può essere che non riesce a schivare 10 proiettili. Uno magari non schiva 10 proiettili, no. Non hai capito. Appena, ragazzi, se siete sub, punto esclamativo. Appena quello alza soltanto le pistole, quell'altro gli è partito a cannone addosso per non farlo sparare. Gli tira un cazzotto a meno di 0,0 secondi. Lo prende in faccia, è morto, l'ha smolecolato. No, non è vero, non è vero, perché non è vero, non è vero. Perché in Code Geass, quando su Zago tira i cazzotti, non lo smolecola nessuno. Quindi non è vero. Se tu tieni in considerazione i Code Geass, quanti cazzotti tira? Tieni su Zago? Non tira un cazzotto su Zago. A parte che mena pure l'Lelouch. Vabbè, ma che vuol dire? Ma Lelouch lo mena perché non vuole ucciderlo. Gli tira i cazzotti. Che vuol dire? Ma cioè, non gli tira i cazzotti per ucciderlo. Ci tira dei cazzotti soltanto per schernirlo. Per ricordargli che lui, rispetto a lui, è una merda. Non è che lo uccide. Cioè, anche Flash, se vuole, ti tira un cazzotto lento per non uccidere. Che cazzo vuol dire? È ovvio che non smolecola nessuno in Code Geass su Zago. Perché. No, che Lancelot? No, non serve il Lancelot a terra. No, lui lo mette a terra. No, mica che Lancelot? No, niente. Va a meno di 0,05 secondi. Serve il Lancelot a un tizio del genere. E inoltre, io ripeto che a parte la cosa di gas, che lui può anche mettere la statua soltanto sui piedi e su Zago non si può avvicinare. Ma al di là di quello, la lancia esplosiva potrebbe essere un problema, perché tu pensi che è la schivata, sottovaluti la cosa e salti per aria. No, non hai capito, no, non ci siamo. Questo scontro finisce, lui è tipo Flash. Questo scontro non è Flash, no, non è vero, non è Flash. È minimamente vicino. Ti arriva un cazzotto a quella velocità, ti uccide. Tu lo vedi, cioè tu vedi i movimenti di Suzaku, quindi non è così veloce. No, vedi. Ti arriva un cazzotto a quella velocità. Non è così veloce come dici te, perché li vedi i movimenti di Suzaku. Va a meno di 0,05 secondi. No, non va a meno, non va a meno. Va a 0,05 sì, secondi. Sì, ma ha un riflesso in quell'istante. Ok? Non è che non fa 100 metri, ha un riflesso in quell'istante. Quindi non è molto veloce, ha dei riflessi disumani. Gli tira un cazzotto a quella velocità. Ma non c'è niente di smolecolante. Gli tira un cazzotto a quella velocità, lo prende in faccia, lo stende, lo sdraia. Se lo prende in faccia, sicuramente lo sdraia come fa Rufy. Come fa Rufy. Poi a quanto pare lui è resistentissimo, perché si rialza 8 volte dai cazzotti. Non sono i riflessi, lui va a quella velocità, per Dio, non sono i riflessi. Va a quella velocità, non c'entrano un cazzo i riflessi. Comunque sia, ancora questa cazzata dei riflessi. Me è la velocità, no i riflessi. Secondo me è uno scontro close. È uno scontro close. Però, visto. Serio? Sì, secondo me è uno scontro close. Certo che è serio. Ti pare che non è serio lui? Secondo me è uno scontro close. Cioè, Crick è abbastanza ancora umano. Per quanto la volete nel mondo di. Senza il meme, fa qualche pallotto lo prende. Ma pure secondo me, infatti, secondo me è più probabile che qualche pallotto lo prenda prima che gli arriva davanti. Quindi, ma secondo me vince Crick. Guarda che quello lì non spara. Stiamo trollando, sì, 2, 4, Zago, se no, no. Ho 7, 10, 12, 14 bocche di fuoco. Parte prima che lui 14 spari. Bocche di fuoco. Che cazzo dici? Io inizio, pronti via, sparo. E lui è 0,05. Lui spara 0,05, non 0,5. 0,05. No, non fa un metro, raga, non fa un metro. In 0,05 secondi fa così. È questo quello. Cioè, schiva il proiettile. Ok? Non è che si muove, schiva un proiettile. A 0,05 secondi. Che è molto diversa come cosa. 0,05. La mitraglietta spara in continuazione. Se voi vedete l'anime, lui fa destra-sinistra, destra-sinistra, e poi fa 5 schiva salti tutte le pallottole dalla stessa bocca di fuoco. Non sono più bocche di fuoco, non sono più angolazioni. Zago no, univa, assolutamente sì. Un solo. Calcola, Mao gli spara dalla distanza Mellivio due volte, e lui lo schiva destra-sinistra. Schiva le pallottole. Bravo, di Mao. Bravo, tipo, una cosa del genere. Vabbè, comunque, se io voto Crick. Vabbè, io ovviamente voto il tizio imbattibile. Decido io. Decido. Sì. Ma Maggi, che facciamo, meme o serio? No, facciamo quello che te. No, come fai? Non serio? Non fai come ti pare. Ah, serio voto Crick. Va bene. Ok. Ma anche per me, ma per il votato Crick. Va bene.
ci sei rimasto. Beh, ma la bomba di gas non è lì dall'istantanea, capito? Cioè, lui comunque può arrivare e massacrarlo di cazzotti in faccia, volendo. Il problema è che secondo me, invece, su 14 bocche di fuoco, una pistolettata sa via. Ancora con sta cazzata del non schivi la. Non è una questione di schivare la bomba, è che semplicemente dovete immaginare che parte il combattimento e questo gli tira un cazzotto talmente tanto veloce a quella velocità che lo stende subito, punto. È finito il combattimento. È come comincia il combattimento. Non fa manco in tempo a sparare quel tizio. Perché nel momento esatto in cui lui soltanto prova a alzare la mano, quell'altro gli è già arrivato addosso. Non è così. Comunque, vogliamo fare un recap? Recapino. Orso Bartolomeo batte Kurogiri 4-0. Marco La Fenice batte i Pilastri 4-0. Akainu perde contro Minato 3-2. Kilo abbatte Queen 2-2. Luffy batte i generali di Hunter x Hunter 3-2. Deco Moria batte Neji 3-1. Sanji batte l'Emilion 4-0. E qua stiamo 5-2. Kenshiro batte Hawkins 3-2. Conan batte Zoro 3-1. La maledizione Jogo batte Ace 4-0. Quindi c'è stato il pareggio. All Might batte Katatori 3-1. Sengoku il Buddha batte Vanilla Ice. Avete fatto perdere Suzaku, quindi vince Crick. E Crick ha la sua vendetta. Crick porta a casa la pagnotta. Vince Crick questa sfida. Contro Suzaku. Il destino ha voluto questo, Maggi. Hai provato. Così non è peggio. Che hai, aggiunto sto a capire. Hai fatto come Renzi. Hai usato troppo e sei stato buttato giù. Mi dispiace. Hai detto chi lo abbatte il 2-2, hai detto. Sì, no, perché era il 2-2 nel parziale. Sì. Ah, no, in quel senso, sì. Tutto sì, merito sì. Di Greek. Tutto merito di Greek. Grande Greek. Raga, dai, se arriviamo a 10 sub Reddit, se no niente. Top 5 time! Ricordiamo che subbandoti al canale o con 300 bit puoi partecipare all'estrazione e puoi mettere una tua top 5 nello scrigno segreto. Alla fine della live verrà estratto un bigliettino, magari sarà proprio la tua top 5 e noi saremo costretti a rispondere, prendendosi il blastaggio degli altri. Crick è il più grosso di tutti, non di Suzaku. Suzaku è mingherlino. Battibile Suzaku. Nessuno è più forte di Suzaku. Chi è che salta più in alto? Suzaku. Suzaku è praticamente una specie di divinità nel salto. Video su Suzaku nel frattempo. Che cosa video su Suzaku? No, di mettere il video su Suzaku. No. Top 5 personaggi di One Piece che vedresti bene in Hunter x Hunter. Nessuno. Beh, è in tema. Top 5 personaggi di? Di One Piece che vedresti bene in Hunter x Hunter. Ce l'ho. Será mejor que vayan a refugiarse a un lugar que esté lejos. Me encargaré personalmente de eliminar a Majin Buu. ¿A qué? Trunks, a pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. ¿Ma qué? Tipo en portugués. Guarda. È l'orchestra che fa il sacrificio di Vegeta. No, però dico sotto, parlano in portoghese. Papà, però. Però. Che ti succede, papà? Perché haces esto? Me da mucha pena. Oh, forse è spagnolo. Ma me duccia pena. Bellissimo. Non ci crede tanto, però. Thank you.
anche come potere? Quelli che secondo te ci starebbero meglio. Cioè quelli che se, te, se li metti in Hunter Hunter dici ah vedi figo sto personaggio. Figo no. C'è proprio un fantasma. Allora, fatto. Com'è possibile? Non hai scritto zero, non hai scritto niente. No, ho fatto, Ma che vuoi? Allora, quinto posto. Allora, ho preso dei personaggi tendenzialmente non dico seriosi, però almeno che hanno un senso di esistere, ok? Volevo mettere Crocodile, però il potere non c'entra niente in Hunter x Hunter. Allora, quinto posto, Shanks. Bravo, non so mettere. Shanks, secondo me, avrebbe senso nel mondo di Hunter x Hunter, anche come carattere. Ma quarto posto, Katakuri. Katakuri, Katakuri ci sta anche come concetto, secondo me, no. Secondo me sì, non, cioè in Hunter x Hunter non esistono poteri che ti modificano fisicamente, cioè lui che diventa moci, ma non va insomma, non c'è insomma, che vuol dire, ma non è concretizzazione, ma no, non è quello, è solo quei poteri, vedresti bene in... che cazzo è? Non è poteri, no, in generale. Vabbè, ho capito, cioè come lo vedi bene, cioè tu lo vedi bene Katakuri, io non lo vedo bene, ma tu non, lo, tu non lo vedi bene per i poteri. Sì, o per la caratterizzazione del personaggio. No, perché secondo me non ha un potere in linea con quelli che si vedono in Hunter x Hunter. Però quindi stai facendo la cosa per i poteri. I prossimi, i prossimi sarei d'accordo con me. Terzo posto, Zoro. Ma io anche su Zoro e Shanks non sono d'accordo, perché tutti hanno un potere e Zoro e Shanks non ce l'hanno. Ma che vuol dire? Non hanno un potere nemmeno Zoro e Shanks. Come no? No. Non rafforzamento. No, non hanno un potere. Ma è che questo lo dici te? No, no, non fanno una terra. Rafforzamento. Vabbè, secondo me non hanno un potere. Vabbè, cioè, come, sì, come lo vedresti su, su... Può essere uno spadaccino, cioè nel senso ci sta. Ah, entrambe, infatti. Okay, secondo posto, Trafalgar Law. Trafalgar Law invece sì. Trafalgar Law secondo me c'ha un bel potere. E al primo posto, Doflamingo. E Doflamingo... Doflamingo sia sì, caratterialmente come potere secondo me sì, ci sì, potrebbero sì, assolutamente Doflamingo, stare in... Doflamingo sì, Me l'ho messo anche molto caratteriale. No, 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 ma Doflamingo c'ha anche un potere adatto. Perché ci stanno dei personaggi magari che hanno dei bei poteri tipo Moria, per dire, però come character design non c'entra un cazzo, secondo me, cioè proprio zero. No, sì, a meno che non, non lo vedi come un mostro, cioè secondo me... Ma manco, cioè è troppo... No, è troppo... Bellissimo, struggente questo posto. Allora, aspetta. Un fish. Un fish, finisce, finisce così. Merda. Ti aspettavi solo... No, no, aspettavo una nota conclusiva. No, invece non c'è. Mamma mia, lì, sei il male assoluto. Vabbè. Allora, per quanto mi riguarda, i poteri non servono a un cazzo. Sì, che i personaggi vanno messi per la caratterizzazione. Però non ho messo solo uno per il potere, perché così almeno nessuno mi rompe il cazzo. Il cazzo, se vuole uno, ti rompe il cazzo anche ti romperò comunque il cazzo. Ener. Ener è l'unico, secondo me, per quanto riguarda il potere, ce lo darei bene in Hunter no. Hunter. No. Perché c'ha, c'ha un Rogia. Eh sì, esatto, i Rogia non c'hanno senso in Hunter Hunter. Quindi anche quello che hai messo in potere. Oh, è una a me dei poteri me ne frega il cazzo. E numero 4. Questi personaggi un po' ombrosi, tenebrosi. Che tu li vedi ma non li vedi, sai che esistono ma chi è questo? Tipo il padre di Gon, Monkey di Dragon, praticamente è quasi come il padre di Gon, perché tu è uno che dici col tenebro, chi è questo? Sì, l'hai sentito parlare una volta, mi puzza, no, è perché però... tu il padre di Gine, quante volte lo vedi a schermo? Sai che questa persona... L'hai visto molto di più. Sì, ho capito. No, poi è Monkey di Dragon, ultimamente quando c'è la saga... Sempre in mezzo e fa, uè ragazzi, come... No, allora Monkey di Dragon sta, lo vedi, lo cominci a vedere un, sempre un po' di più. Ma lo vedrai molto di più alla fine. Ma l'idea alla base è la stessa. Cioè, questo ipotetico padre, personaggio così, che sai che esiste questa figura misteriosa che ha comunque un ruolo molto importante, della quale sai poco e niente. Questo c'ha senso. Esci un cazzo lì. Un altro personaggio interessante, uno dei personaggi caratterizzati meglio per quanto riguarda One Piece, che lo vedrai bene in una saga,
no? Una di quelle in cui poi c'hai come cattivo buono. No, personaggio grigio, perché apparentemente grigio. Hai visto il personaggio e ti piacciono a te. Rosinante. Hai visto Rosinante? Certo, ho visto. No, Rosinante è giusto. Rosinante è bellissimo. Ma perché ha pure... No, non c'entra un cazzo, questo è un culo al potere. Per la caratterizzazione del personaggio. C'ha tutte e due, c'ha sia la caratterizzazione sia un potere adeguato a. Perché Rosinante lo vedi, come praticamente sembra il cattivo magari di una saga. Ok? Poi però è quel cattivo che per un motivo operato ti. Ci entri in contatto e scopri che in realtà non è cattivo, ma sta facendo il finto cattivo, perché ha una motivazione alla base che è la stessa dei protagonisti. Questa è l'idea concettuale, ma cazzo, mi sembra Rosinante. Sei un cazzo di Rosinante. Poi, al numero 2, un altro personaggio, che secondo me questo qui è, per quanto riguarda, se lo vedi bene, che è poi lo stesso ruolo che c'ha all'interno di One Piece, non lo vedi in una saga, lo vedi presentato come uno in un flashback... che ha portato a qualcosa che vedi all'interno di una saga, Fisher Tiger. Bellissimo Fisher Tiger, che è la rappresentazione di Martin Luther King, Fisher Tiger, e tutta la cosa della saga degli uomini pesce e della diversità culturale. Personaggio come Fisher Tiger, tu lo metti dentro Hunter x Hunter e non lo metti dici a... che è sta merda. Non è vero. Non Fisher Tiger, l'idea di Fisher Tiger, vabbè, un uomo pesce non può stare dentro. No, l'idea potrebbe starci come forma chimera, ma è ridicolo pure come forma chimera. Assolutamente no, ma non come forma chimera, perché tu lo vedi come uno... grazie al quale poi gli altri hanno agito, cioè come una specie di, non so, precursore di qualche banda, capito? Cioè un ipotetico tizio che ha fondato a suo tempo la banda del ragno perché c'era uno scopo dietro, e la banda del ragno esiste perché grazie a lui. Vabbè, non capisci. Tu non capisci la profondità delle cose. Al numero uno, questo l'ho immaginata proprio così, che c'è la scala della torre, devi battere il più forte della torre, che è un ombroso, tenebroso, che non si vede mai, ma tu sai che è molto forte, perché te lo presentano come per forte, lupo solitario. Sì, sì, mamma mia, sì, ho capito. È Mioc. Certo. Mioc, lo vedi, spadaccino che lanci i fedenti e taglia. Ma non è lo spadaccino, è l'idea, cioè di una persona che tu vedi pochissimo a schermo, dici, cazzo, questo da solo, non ha bisogno di nessuno. Questo vive nel suo eremo. Guai a chi non si mescola con la gente comune, merdine. E lui dice, questo è forte. Tu sai di Mioc, che è tipo il capo in antera, quello che sta alla torre, a livello più alto. E lui dice, questo ti viene presentato soltanto con... Vabbè, insomma, ti piacciono i personaggi che appaiono di meno. Questo no. L'abbiamo capito. Tu pensi che un personaggio che appaia di meno non sia caratterizzato. In realtà, in questi casi, questi personaggi... servono semplicemente per dare quel velo di mistero all'opera. I personaggi che ti piacciono di più di One Piece sono quelli che siedono di meno. Ma non è vero, perché Rosinante si vede di meno, secondo te. Ma ok, a parte Fisher Tiger, c'ha tutta una saga Fisher Tiger e si vede di meno. Cosa dici? Va bene. Stai pensando come lui, vedi che le sue onde cerebrali stanno arrivando a te. Fosse mai che ci riusciamo un giorno. Attento. Ecco, onde cerebrali più intelligente del mondo per fare la classifica. Ne ho cambiati 10... tre perché voi qualcuno l'ha azzeccato. Rosinante, Doflamingo e Lo sono personaggi da Antenante. Ma uno ci può mettere un quarto d'ora e fare una classifica? No, cerco di metterne altri. Così ma oh, ma Giulia, non so. Amica mia. Non è una questione di spadaccino o non spadaccino, è l'idea concettuale che c'è dietro al personaggio. Gli puoi pure mettere combatte con una banana, non combatte con una spada. È semplicemente tu metti questo personaggio che non si vede e che quindi esso stesso rappresenta il fatto che si immagina la torre, è il primo da combattere, c'è uno che non vedi ma sai che esiste e di conseguenza lo vedi proprio poco perché dici cazzo questo è fortissimo, che cosa si sa di questo? Cioè un uomo avvolto nel mistero la cui forza viene soltanto narrata per le sue gesta, questa è l'idea, no lo spadaccino, ve l'ho detto che i poteri insieme... C'è sto. Però così è difficile, ragazzi. Allora, considerate che gli ultimi tre li ho messi perché... loro hanno già preso gli altri, però mi piace anche andare a esplorare gli altri personaggi. Al quinto posto Buggy. Secondo me Buggy ha sia un character design sia un plot che potrebbero essere rivisti all'interno di Hunter x Hunter. Buggy, sì, ha voglia. Buggy, cioè è la trama diciamo politica di One Piece. Sì, ma quello non è un potere che però potrebbe stare all'interno. No, infatti non l'avrei messo per quello, però visto che avete preso gli altri, diciamo che l'ho messo uguale. Al quarto posto metterei Arlong come formichimera. Secondo me Arlong come formichimera è molto figo. Ci sta Arlong. Al terzo posto Perona.
Perona secondo me c'ha proprio un la principessa Aurora. Mazza, oh, è proprio Dante Hunter. C'ha un potere particolare che si basa sulla psicologia delle persone e come ragno. Come ragno, sì, come sì, un personaggio che secondo me potrebbe tranquillamente essere inserito all'interno di Dante Hunter. Al secondo posto Sugar. Ovvero Sugar? La ragazzina che trasforma la gente in marionette, in bambole. Quello è proprio un personaggio di Hunter x Hunter. Cioè una cosa alla tipo Zoldyck. E secondo me molto azzeccata. Anche come character design. C'è la bambina che fa quella cosa. Secondo me è da Hunter x Hunter. Ma al primo posto secondo me il personaggio è proprio scritto da Togashi e Hawkins. Secondo me Hawkins è proprio scritto da Togashi. Cioè la cosa delle bambole di pezza che lui sposta i danni sullo schiavetto che si è fatto in precedenza. Non la bambola di pezza non è da... L'idea della l'idea del personaggio e di come usa il potere, non la bambola di pezza però. La bambola de paglia, di fieno. Sì, vabbè, quella bambola lì come... No, la bambola di fieno non è una bambola da Hunter x Hunter. Scusami, Perché no? Un potere da Hunter x Hunter, mazza, non ce lo vedi uno che c'ha il potere che c'ha ste bambole e queste bambole prendono i danni al posto suo, che però deve collegarli a altre vite per sacrificarlo al posto l'idea del potere, sì, la bambola no. Beh, la bambola come materializzazione. Se è materializzazione si può fare. Lo puoi fare come bambola di pezza, se me c'entra anche. Cioè, proprio la bambola di pezza, intendo, quella cosa. Beh, ma è tipo le catene di Kurapika. Fanno effetti particolari, so catene, perché lui è da materializzazione e materializza le catene. Che sta facendo qua? No, stavo provando a fare una cosa, non ci sono riuscito. Senza, vabbè. Sì, assolutamente, senza trasformazione è una sborata da... Zag contro Meliodas, no, perché Meliodas? Sai quanti ce ne stanno prima di Meliodas? Sì, voglio a te. Beh, oggi ha perso però. Voglio a te, ma sai quanti ce ne stanno? Va bene ragazzi, anche oggi non siamo arrivati a 10, quindi niente Reddit, vediamo se domani riuscirete in questa impresa che non mi sembra così titanica di arrivare a 10 sub in un giorno. E in caso domani faremo Reddit, domani ci sarà un flame, stavolta no a Maggi, stavolta filammo qualcun altro. Ci sarà un flame. No, non è vero, non esce. Penso io. E domani ci sarà un flame, indirettamente forse pure Alivio, chi lo sa. Vabbè. Livio. C'è il male assoluto.